you mm -hmm.

Ingraviderei il tuo ragazzo no 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 la dignità del prodotto come anime ma chi se ne tutti la dignità del prodotto, è... del prodotto anime scusate gli anime fanno già schifo poi che cazzo di no, dignità no. devi avere da anime scusa ma poi che cazzo no, ma no. devi difendere la dignità degli anime il samurai col cazzo al vento già degli angoli con cui obiettivamente si potrebbe provare a cercare un certo stimolo sessuale ma io sinceramente me la scoperei mia nonna Osh è sopraffatta sì. quella carta di merda che c'hai a casa sai sì, che devi fare devi stracciare stracciarla così per concimare le terre che hai ma magari <ride> è, un è, è, è un po' è <ride> stascione è che ci sono questa serata sarà distruttiva già lo so potrei essere ubriaco non ho Ora comincio a cominciare, Se così fosse qualsiasi cosa succede in Anime t Time, rimane in Anime t Time. Evviva Anime t Time! Benvenuti all'Anime Time! Siete con noi! Siete con noi! A parlare di cartoni animati! Quindi già! Con Paolo Solo perché Italia e Giorgio sono affanculo! Ora, ora partiamo, eh, tra un secondo che mi sono dimenticato di attaccare la musica, però tutto il resto dovrebbe essere attivo, funzionante, bellino, se magari VLC riuscite di caricare. Vediamo un po'. Aspetta. Sì, si sente la musica sotto, perfetto. <ride> quindi io do, do, Che? Cosa? Il live. Sì. Ah, ho detto, okay, devo mettere la musica, è ma dita, è là. Non vuole bene i propri utenti? Sì, ma andiamo con ordine. Tre settimane fa, grandi festeggiamenti per il ritrovato Arnion, scomparso in precedenza da tutti i radali in favore del buon Jacopo Fenili. Chi è Jacopo Fenili? Eh, non lascia stare, tu non sei la lore. <ride> Vabbè, ma il buon Gianluca Fini, anche conosciuti dalla sua potenza come ciaggio, non solo non ha partecipato ai festeggiamenti, ma ha completamente ignorato Arnion fino ad appunto tre settimane dopo, col solo scopo di insultarlo. Fermiamo tutti questa vostra citazione votando Vanitas Caffè. Allora, la pr ma... primo... Arnion, allora primo, la prossima volta che leggo Vanitas Caffè nella nostra chat, ban immediato. Primo, che non si fa pubblicità agli altri canali se non lo diciamo noi, per prima cosa. Seconda so, cosa, soprattutto a Vanitas caffè. So, cioè dici, manco fosse un canale bello tipo Dash Dax, no? Vanitas caffè. seconda cosa, seconda cosa, è, un, è una menzogna, è un grande inganno, perché io sono sicuro al 100% che il ritorno di Arnion sia successo molto più di recente rispetto a quanto, io, a quanto si pensava. <ride> Grazie. Okay, non, non fa una piega come lo già Grazie Cazzia per aver regalato la sub a DashDax Il grazie. canale. delle... Ah, che poi fa l'altro ho scoperto che non erano paperelle di plastica Come pensavo io Ma erano appunto vere paperelle no, vera, vera. Eh, non... Sì, ma Dai, questi stanno... No, I scri... documentari, penso so. No, no, sì, quelli hanno una fattoria E tengono le webcam nei loro laghetti Con le paperelle 24 ore su 24 Ah, però... <ride> È interessante perché ho visto ciò, 300 persone. Eh, da qualcuno di interessa Cioè, imm imm immagina, no? Ti fai il mazzo tanto per fare le live, pensate, può dare ragione, e poi metti in stream le paperelle 24 ore al giorno, 300 spettatori. Quindi... Vabbè, zi, scusami, ma YouTube non ti ha insegnato un cazzo. Con cosa le fai milioni di visualizzazioni? Con i video dei cani che abbaiano o con i video mega elaborati? In cui ma... Fai analisi di 20 Infatti, per questo, visto che in questo momento non c'è, ho una proposta. Cambiamo il topic del canale e facciamo stream 24-7 con le videocamere installate in casa di Paolo. Rip riprendiamo. Ah, sì, che lui è un animale, alla fine. Beh, beh sì. Quindi riprendiamo... è rip molto rara. Eh, meno male, anche. In via di estinzione, per fortuna. E speriamo si estingua. Bannati dopo due ore, che addirittura. Così male sta. Oddio, sa, grazie Vitas per i piccoli aspetta Le che c'è. Mm. Eh, tu, eh, tu non lo stai sentendo, ma c'è di nuovo il messaggio: ti grazie. Farti la sub. No, eh, Vitas, ti, ban ti, ti banno, te l'ho già detto. Ti, 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 ti banno tutto. La fammi rimettere il bannerino. È una passione questa, sì. Sì, ma poi neanche fosse, più... fosse, neanche fosse un canale interessante che fa contenuti. No, nemmeno. Cioè, zero proprio. Neanche no, che fa live. Vabbè, qui ogni tanto quando, ca quando capita. Vabbè, comunque, come potete immaginare, Paolo non sappiamo se ci raggiunge dopo. Non viene. Avevamo cambiato gli orari apposta per anche andare incontro alle sue esigenze di lavoro, tirocini o quel che è comunque non c'è lo stesso eh, quindi oh, una settimana ha esistito. Sì. è un record comunque eh, va bene benissimo grazie Paolo di esistere eh, Italo aveva una storiella divertente da raccontarci e poi dopo vi vogliamo raccontare spiegare narrare eh, un aneddoto di, di cronaca che sui vari giornali basta questo cazzo di messo. Iscrivetevi tutti a DashDax e boicottiamo anime Titan. time. <ride> Basta il Paolini Paolini il 22, anime tea time. potere alle papere cioè, e a cafe. Eh, il problema è che così, così tu non li senti. Io devo capire come fare a farti sentire anche a te. Prima o poi, non avendo il mix, è un casino. Comunque, dicevo, c'è. Eh, dobbiamo fare appunto un episodio di cronaca di cui non ha parlato nessuna testata giornalistica a tema anime in questi giorni è importante l'avete visto con il titolo dopo andremo a investigare appunto su questo caso molto emblematico che vede la Uh, appunto, partecipazione di Attack on Titan Red Zero e altre identità, altre realtà legate appunto a questi due brand. Ma prima, storiellina Time, Italo racconta. Che poi non è una storia divertente, ma è semplicemente una storia di vita quotidiana. Ah, allora non ci interessa. Fly, allora non ci interessa, interessa. Saltiamo, saltiamo questo corner. Oggi è il compleanno di Lindy. Colpe 22 anni, auguri! auguri noi eh, c'è da fare. Gli auguri. Facciamo gli auguri agli indi oggi. Ieri non abbiamo fatto gli auguri alle donne, non abbiamo fatti eh, anche qui. Fatto pure eh, mille sì. post. Sono io che non l'ho fatto a nessuno, ecco. a mia mamma. va bene, sì, eh... veramente, veramente. Buon compleanno Carolini e eh, Italo, dai posso lasciarti di nuovo la parola? Posso raccontare che mi sono svegliato oggi alle 11 del mattino Complimenti. trovando sul cellulare la notifica di McDonald's che mi diceva sai che oggi al McDonald's trovi il triple cheeseburger a 4 euro menù large? E ho detto wow non lo sapevo, adesso che lo so lo voglio. E quindi ho cercato di ah. metterlo più vicino a casa mia, che è il Toyati Drive. Ho visto che c'erano delle visioni tremende, proprio a livello di si dimenticano la roba, ci ho trovato dei capelli, ci ho Benissimo. trovato un pezzo di plastica blu con tanto di foto del pezzo di plastica blu. Era, ecco, quello di 1000 non sapeva che c'era la sorpresa. No, no, era oh. un uh, selection di Joe Bastianic, quindi ah. anche una cosa che appare un botto di soldi. Imm immagino andare no, al McDonald's rollo. e prendere i panini da 8 euro. Vabbè. Appunto, appunto per questo io lo volevo da 4 euro, poi tipo il tipo cheeseburger, che ho visto la pubblicità di Gali, in televisione, che non avevo mai provato, ho detto wow. Ci vado. Sai che sono tipo facilmente influenzabile, no? Italo lotta al capitalismo, <ride> poi si fa influenzare dalla, dalla prima pubblicità di McDonald's collegata a Gali. E, e, e la cosa più bella è che era in via Palbino Togliatti. <ride> Quindi anche finora via. Senti, per giusto, se senti giusto, per, giusto per sapere, adesso riesci a capire la, quello che dice nella pubblicità? che io oggi c'era tipo, no, l... no, non no, la capisci correct, comunque, no, hai no, mangiato no, ma non capisci lo no. stesso, niente. Però... No, no, so, sono arrivato là, mi sono messo davanti al monitor per ordinare e ci ho messo più o meno un quarto d'ora, perché per ordinare mi si apriva l'applicazione, <ride> <ride> poi eh, si è aperta l'applicazione e io prima di uscire di casa avevo visto un po' come funzionavano perché non l'ho mai usata. Okay. Soprattutto questa nuova versione che l'hanno cambiata, ah, eh, e so. adesso puoi mettere o la prenotazione direttamente al McDonald's mm. o che vai là e metti al monitor e prenoti ah. e metti direttamente là. Comodo! E io prima avevo, la, avevo provato con la prenotazione, però poi avevo deciso di andare là direttamente e <ride> fare col monitor. Okay. perché avendo avevo letto le recensioni mi avevo cagato in mano oh, beh, e okay. allora eh, su, sul telefono ci stava scritto la cosa per uh, la prenotazione e per capire come cazzo toglierla ci ho visto 10 minuti e stavo là imbarazzatissimo davanti al monitor con la serie che mi guardava come se stessi per rubare da un momento all'altro e cioè c'avevo una berretta nei, nei jeans però poi ce l'ho fatta Beh. e mi hanno dato l'ordine. Siamo molto contenti di questa tua storia di vita quotidiana e di complicazioni nel sostenere appunto il capitalismo e quant'altro e siamo anche e molto contenti... mi dato con... anche una cannuccia siamo di contenti, cartone. Siamo contenti anche che ti abbiamo dato la cannuccia di cartone, ma soprattutto siamo contenti che il nostro caro Angelo, grazie mille, ha regalato una sub al nostro canale a Gali. <ride> grazie. grazie. onesto che Gali è un grande appassionato delle tita, Non poteva purtroppo farsi la salto perché guarda, troppo eh, no. Se vuole fare un salto ovviamente in live, sempre è ben accetto, invitato. Come tutte le persone sì, che... Sì, sì, anche a noi piace Dragon Ball. <ride> come... parliamo sempre. Come tutte le persone famose che sono abbonate al nostro canale e neanche sanno al punto della nostra esistenza. Eh, Regà, per favore, basta spammare le moto... Nella... Ho pensato, certo, che avesse messo la chat sull'e-book. Eh, cioè, per un attimo l'aveva messa il polaretto senza che ci niente. Ah, eh, no. Ringraziamo... <ride> no, Ringraziamo Garvanitas per aver regalato un abbonamento al nostro canale, ma questa persona non è molto benvenuta né eh, in live né nel nostro canale, visto che noi non ci associamo a coloro che portano avanti la guerra. Grazie mille, Garvanitas. Che Putin! Eh, Vladimir Putin official io, io... Sarà veramente eh, voglio Putin. sperare Sarà che non farà sia veramente vera... anche ah, perché dubito fortemente che eh, Vladimir abbia un canale Twitch nel caso comunque eh, grazie per aver regalato il, uh, il, uh, la sub ma eh, giù che cazzo fai con la felpa billabong che manco sai nuotare figuriamoci Se fai. Oh, culo, cazzo. È una cosa dei surfisti. <ride> sì, sì, so. E queste vendevano a negozi a casa mia. Un truzzo ora addirittura. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, vogliamo andare a scoprire come Attack on Titan ha ucciso Re Zero? Vuoi farci un Sì, Sì, c'è un cazzo. Però, come sapete, ragazzi, se non facciamo il titolo clickbait, non lo, poi non venite subito, quindi abbiamo dovuto farlo. Però c'è entrare zero. No. Ma vabbè, dove funzionerà poi nel, nel lungo termine, voglio sperare. C'entra Re zero in ogni caso e c'entra poi nello specifico studio di Re zero, ovvero la white fox, che viene raccontata in questo video che stiamo per vedere come una realtà praticamente in fallimento, prossima alla fine. E questo video è di una personalità comunque abbastanza conosciuta, va anche stream su Twitch eh, e abbiamo visto anche cose sue in precedenza, quindi non è un volto nuovo. Però oggi sentiamo che cosa ha da dire su questo titolo, che poi è anche quello che dà in un certo senso il nome al suo canale. Eh no, non è Kirio, cazzo. No, no, anche, non anche, sono... anche perché non, non, lo, non, lo, non lo usiamo neanche. Se anche parlasse di cartoni, non lo useremmo lo stesso. No, poi deve venire venerdì a casa mia, mi può uccidere nel sonno, preferisco di no. Ti baci. <ride> Se stai, stai dormendo a un certo punto, e tu di notte senti una voce in orecchio: Ehi, ehi hai comprato i calzini su Pumpling con lo sconto Kirio <ride> <ride> prende eh, l'edizione che ho di Showa e mi, me la sbatte in testa spaccandomi il cranio come... lo sento come Shiny. lo sai che su, su Mangayo con lo sconto Kirio puoi comprare <ride> l'artbook di Berserk <ride> Eh, si... Se succede veramente. Eh, cerco di filmarlo. Chissà Metto se Una fai... videocamera fissa sul letto. Chissà se durante una giornata IRL fa gli spottoni, tipo quelli che fa in continuazione su Instagram e compagnia. Ho rotto l'orologio. Secondo me a firma copie lo farà sicuramente. vai <ride> se... il volume e fa. Scritto... Sai che puoi comprare un'altra cosa su Manga va a fare gli autografi e c'è scritto: Da Kirio. Codice sconto 10% su Magali. No, no quella è già stampato alla fine del volume quella è proprio all'interno della stampa ti, ti vogliamo bene, Chirio Ah, a, <ride> Questa è idea, moglie, a, eh. a proposito di Kirio, Kirio eh, farà appunto il firmacopie a Bologna eh, Per l'uscita del suo libro E per questo appunto si vedranno poi con Italo. Lo fanno a cazzi e mazzi, affari loro, vabbè fatto sta che Kirio si aspetta appunto di uscire a Bologna con il nostro Italo, quindi fare un giro, mangiare insieme, cose del genere. Allora, Italo ha proposto al nostro caro amico Kirio di andare a mangiare una bella pita. Volevo oh, prendere le melanzane Volevo andare a baciare Al greco il Greco Che è una cucina famosa Per la carne Con il nostro caro Chirio Che è vegetariano Ma voi ne pure l'insalata Sanno pure po' di verdure Pure vegetariani i greci E se noi andiamo all'indiano Andiamo da bere tutti snack E ti di posto, a bologna Vabbè. Vabbè comunque andiamo a vedere questo video eh, non Aveva indovinato Vino Si tratta di Reanime il, il, il creator Il creators Del video che andiamo a vedere adesso Per il secondo che metto in pausa La, la musica e In poi... realtà era facile perché Si occupa proprio principalmente di Rezero quindi... Sarà per que... Ah forse è per quello che c'ha Re il nome Sì Non è che l'avevo detto tre secondi fa e Vabbè, vediamo il video. titolo l'ha già visto. Io no, però ha messo, mi ha messo una certa pressione, devo dire. <ride> Anche solo il titolo, probabilmente arrivo per la terza stagione, la fine della White Fox. Io non ero ancora... Al adesso, comunque, ci divertiamo in un certo modo, almeno io e te, vediamo, vediamo. Salve a tutti raga e bentornati in questo nuovo video. Qua sarà un breve video aggiornamento sulla situazione di Re Zero in merito al suo continuo ad un possibile sequel, ovvero la terza stagione di Re Zero e dei motivi eh, essenzialmente per i quali purtroppo non penso che vedremo molto presto questa terza stagione. Ma andiamo con Ma ordine. Si sente un cazzo in fracchio. Primis... C'ha il volume bassissimo. Come si sente. Eh, il volume eh, io lo basso. È basso effettivamente. Aspetta, lo rialzo. Vabbè, comunque parliamo dei quali sono i problemi, quali potrebbero essere i problemi della stagione non annunciata di Re Zero. Dovete sapere che eh, Meglio? 4-5 mesi fa lo studio di produzione di Re Zero, ovvero la parte della seconda stagione è praticamente morto e cosa intendo per morto, morto. intendo che la maggior parte dei membri principali di questo studio come il regista come alcuni animatori chiave e molte altre persone hanno abbandonato la White Fox per andare in altri studi di animazione, quello studio che si è occupato di eh, Mushoku Tensei da quello che so e anche un altro studio nato recentemente che si è occupato della seconda stagione di Arifugio. Ok, Fumano. puoi e fermare. cosa. Per capire allora, come hai notato tu già dice il regista, alcuni animatori chiedono invece il regista di cosa, Agia, devo diriticarvi di cosa? Cioè in che senso? Di, di, non è che c'è il regista di ma... White Fox. Sì, che non è neanche vero, perché se andiamo a prendere la notizia che è uscita l'1 marzo e che avevamo già visto, cioè il regista rappresentativo di White Fox, che mi pare Gaku Iwasa, una cosa del genere, Gaku Iwasa. Che ancora lavora a White Fox, quindi neanche il regista di White Fox se n'è andato. Vabbè, Poi. Un, un regista di White Fox se n'è andato. Non ha detto quale. Sì, uh, uh, il, no, lui il. ha detto il. il. <ride> ma, ma lasciamo perdere, che sono le solite cazzate nostre, le solite minuzie nostre. La cosa un po' più rilevante è che abbia detto se ne sono andati nello studio Bind, dove lo studio ha fatto Mushoku Tensei. Puoi aprire il link che ti ho mandato gentilmente, giaggio? Yes, arriva subito. Ricordiamoci: i dipendenti di White Fox hanno lasciato la White Fox per andare nello studio di Motion Roten 6. Precisiamo. E poi che... nello studio di Fureta Pre... che comunque non è troppo vero, perché a Rifuretta 2 non c'è lo staff di Rifuretta 1, quindi non ho capito da dove l'abbia preso. Eh, L'articolo che stiamo per condividervi è del 2019, sì. Quando è stato creato lo studio Bind, perché lo studio Bind è stato creato dalla White Fox. <ride> e infatti, se andiamo a guardare i crediti di Bushoku Tensei 6 Production Cooperation, troviamo la White Fox <ride> perché, appunto, è uno studio sussidiario. Adesso potreste dire, ah oh, io dopo c'ho l'intervista del regista di Bushoku Tensei che dice che è diventato indipendente, si è messo in proprio, sì, e io vi dico, è una supercazzola, perché è la classica indipendenza della WIT, per dire che sì, non sei più eh, dipendente dallo studio, però... Lo, lo sei perché detiene la proprietà delle tue cose, continua a far parte delle tue produzioni e quindi sta sempre lì a guardarti. Ma scusa. Un mia. po' come la veda a TMS Entertainment all'inizio. Scusa, Scusami Italo, cioè io ora non è tanto per andare a vedere il perone l'uovo, per fare il pipidoso, <ride> per cercare di capire, ma lo, lo studio sei di... sei capace? Di lo lo studio. <ride> Lo studio di Mushoku Tensei non era stato appunto creato apposta per poter creare Mushoku Tensei. <ride> sì, e poi ci sono la, la marmotta che confeziona le caramelle Aribo. Ok, la cioccolata è troppo scontata. <ride> <ride> Qua che sentiamo caso che, che sia, no? Se c'è qualcuno che non capisce di Non, non c'entra cazzo, ragazzi, non traduco. È un, proprio una questione di andarsi ad informare due minuti prima di fare un video, anche perché lui dice: Mi sembra, e no, sì, non, non è così. Cioè, L'hai sentita male la notizia, perché c'è effettivamente chi dalla White Fox è andato alla Bind, ma perché la Bind della White Fox. E c'è per esempio il regista di Mushaku Tensei eh, che aveva lavorato, se non mi sbaglio, a Re Zero, ma aveva fatto poche cose. Il regista di Re Zero è ancora White Fox, o comunque non ha fatto nient'altro per altri studi in questo periodo, ha fatto solo Re Zero. E boh, qua poi ti dice il resto Anche stav... la compagnia di management Eggfirm Ha contribuito al finanziamento Stavo cercando qualche informazione Che dicesse qual è il regista Che si è spostato da, da Facendo fallire eh, White o Fox Tom. Toshio ah, Tom è Il regista toshio. principale di, di Bind Adesso però non c'è cazzo Con il co zero Toshio sì, Otto, Ma poi Le studios representative Qui inteso come studio Bind o come studio White Fox? Studio Bind, bind, studio okay, bind. quindi cioè, è diventato il rappresentante dello studio Bind, però cioè, no, questo non sì. vuol dire che. Vabbè. 2018, no, Ma poi io vorrei capire come White Fox sta fallendo, se ha. Tre studi, in pratica, perché c'ha due studi sussidiari, sempre sentiamo. che si chiamano White Fox, cioè, con il nome senti, del branch. Cioè, sentiamo anche perché c'è, ce l'ha insegnato Shaft, non è che se la gente scappa dal tuo studio fallisci, considerando che ah, nella affatto. Shaft non è rimasto praticamente nessuno <ride> di quelli che lavoravano sì, in Shaft no. dieci anni fa. Però, sai, in Shaft abbiamo le prove, che abbiamo notizie certe. Abbiamo gli animatori e i registi che lavorano effettivamente ad altri studi, sono diventati Firenze oppure hanno fatto contratti sì, sì, sì. con altri studi. Mentre in questo caso, no, cioè, la notizia che abbiamo è che. Bind è della White Fox, quindi è ovvio che delle persone della White Fox siano andate a lavorare lì. Però Vabbè. è altrettanto ovvio che possano tornare a lavorare. È altrettanto ovvio che White Fox possa prendere dei fidanzieri. Ma, poi... cioè ma come ce l'ha ma... ma anche fosse che se sono andati a Bind e non stanno più a White Fox, cioè, spiegami qual è il problema. Pertanto, ci basta assumere qualche ragazza under 26 e siamo a posto, L abbiamo risolto. <ride> Sì. Che poi, peraltro, la notizia vera in merito a Wet Fox è quella perché ah, sì. se andate a vedere pure ah, sì. nello cose. storico delle notizie, non ci sono cose in merito a questo, però l'1 marzo è uscita sta bomba che comunque gli sta dando problemi a livello di immagine, anche se poi risale al 2019, no, ho scoperto, non è manco una cosa recente. Sì, quello che è successo, cioè nel senso, è risaltata all'occhio adesso perché c'è state le dichiarazioni eh sì, ufficiali la in cache, merito. Vabbè, continuiamo il video. O era sì, soltanto va... quello, cioè quei 50 secondi. No, 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 possiamo vedere tutto, però questa è la parte un po' più divertente, diciamo. Torniamo a noi. Ciao allora. a tutti, ragà, e bentornati in questo nuovo video. Cosa sarà capitato? Eh, perché, perché sono ah, dietro, 0, non posso assurdo, cambiare schermo. Possibile, sì, quel contatore 50. Zero, e dei motivi che si è occupato della seconda stagione di Arifureta? Questo per farvi capire cosa? Che essenzialmente okay. eh, il primo problema inerente a Re Zero è proprio questo, ovvero lo studio che si occuperà della terza stagione. Se per adesso possiamo dire che la White Fox sarebbe qua della terza stagione, dopo tutti i problemi che sono sorti e semplicemente per il fatto che attualmente è uno studio mezzo morto, non penso che saranno loro. Questa, però, se... Ah, ma perché c'ha il Reddit che dice le cose nell'inglese? no allora ce lo leggiamo, al di là di. <ride> a, al... Al di là di questo, al di là di questo, non è che siccome White Fox ha fatto le prime due stagioni, allora per forza se si farà una terza stagione la farà White Fox. Il caso Attack on Titan ce l'ha insegnato, fatto da Wit, è passato a Mappa. caso anche, metti che la, vera, la cosa che White Fox sta fallendo fosse vera, Vorrebbe dire che la terza stagione la farebbe qualcun altro, cioè non è un... comunque non sarebbe lo stesso giusto il discorso, anche se fosse vero. Finché non ci so conferme su annunci, non lo possiamo sapere. Non si può sapere nulla perché nessuno avrebbe mai pensato che Attack on Titan sarebbe passato a mappa. Poi quando appunto ci sono state le dichiarazioni ufficiali e tutto quanto si è capito anche perché Attack on Titan è passato a Mappa, con Wit che diceva di non volersi più occupare della serie per poter provare a puntare su progetti diversi, con Mappa che sa Calappia, tutti i titoli forti e tutto quanto... E Corre zero potrebbe succedere lo stesso, mm, cioè potrebbe, banalmente potrebbe finire anche quello a mappa, cioè se, se proprio gli gira le scatole e vogliono pigliare quella property. Quindi comunque anche il fallimento in sede dello studio non sarebbe comunque una, um, una giustificazione per dire che la terza stagione non, non verrà fatta. No, ma lui lo sta dicendo che non verrà fatta, eh. per lui è un problema il cambio di studio. Cioè, mm. lui sta descrivendo quali sono, secondo lui, i problemi per un'eventuale un eh, terza per... stagione di Verzia, ma è sicuro che, che la faranno comunque. Infatti, tra poco stai tranquillo che si smentisce. Ah, dai, okay. 30 secondi. ah no, perché. Okay, perché. Vai, cioè... vai. Eh, questo è un problema solo nel momento in cui lo si vuole rendere tale, ma si rende anche conto lui che in realtà a ragionarci non c'è la possibilità di garantirlo come problema, perché ci sono troppe incognite eh. per pensare che cambiando uno studio la qualità diventa peggiore, oppure sorge una problematica certo. incredibile per la quale viene rallentata la produzione eccetera eccetera, sia perché ci sono tanti casi pregressi, oltre a quello che ti ho hanno anche un server che è passato da uno studio non certo rinomato per la qualità delle produzioni è esatto quello di... che dice il tweet cioè eh, questo eh, so... poi... Sì, sì, vai, vai. No, dicevo che stavo leggendo anche questa parte. Che non so se è un tweet, un Reddit, quello che è. Che dice che la situazione di White Fox diventa sempre peggiore. Eh, sapere appunto da dove prendete questi dati. Eh, se le news vengono confermate. Quindi non so nemmeno. Si parla, non si basa l'argomentazione la, la, nemmeno su roba confermata, ma su qualcosa che qualcuno ha letto chissà dove. E White Fox non si ricostruisce come se appunto White Fox cioè, fosse fallito completamente, vabbè, è stato deciso arbitrariamente. Ehm, C'è un'alta possibilità che ci sia un cambio di studio per la terza stagione. E okay. a meno che eh, la gente della Kadokawa non sia senza cervello e potremmo avere una situazione simile a quella di Seven Deadly Sins che poi è anche una cosa un po' scema da dire se ci pensi, no? perché che vuol dire non c'è cervello? Ma che nelle due stagioni precedenti li hanno affidato a uno studio rinomato per la grande cura dei prodotti, è uno studio estremamente commerciale, uno studio molto nella media degli studi di animazione giapponesi, quindi sapevano già a prescindere a cosa stessero andando incontro. E poi vi ripeto, anche se dovesse fallire... Ma chi, chi lo dice che cambiano studio? Poi fallire in che senso? Non è che se perdono gente allora falliscono. C non, è proprio andare contro la comprensione delle basi di come funziona questa industria qua. Perché non è che gli, tutti gli studi, e lo sapete benissimo, voi che guardate le live, ci hanno dipendenti in house. La maggior parte degli studi per progetto prende dei dipendenti freelancer, dei sì, libri sì. professionisti che hanno un contratto per progetto. Sì, sì, sì. No, è proprio. cioè, queste sono le classiche speculazioni che eh. ai fan delle serie piace fare, ma che lasciano sempre il tempo che trovano perché cioè, non c'è un fondamento che possa effettivamente darti qualche dato rilevante o qualche certezza vera, sei anche tu il primo a dire che potrebbe essere così, non so se è così o ho il dubbio che sia così. Ha effettivamente senso allora parlarne in questi termini? Cioè io capisco che in realtà queste cose mh, ha senso parlarne perché c'è sempre tanta gente interessata a queste speculazioni e so in tanti quelli che appunto si divertono, non lo so, a parlare di questo, a teorizzare su questo e quell'altro. Però c'è un conto magari a teorizzare su come può andare avanti una storia, su che cosa può fare un determinato regista. Altro conto è su robe, come appunto la gestione del progetto da parte di uno studio, che è verificabile in 4, e 4 8, Basta sapere come funziona l'industria degli anime. Sì, non sono teorie e sovraletture, eh, sono fatti, sono cose oggettive che poi si verificano con i dati, con i crediti e da un influencer io non mi aspetto il seguire ciò che gli viene detto da, Twitter, da Reddit o da qualsiasi altro social. Io mi aspetto che ci sia un attimo di ricerca, un attimo prima di dire eh, quelle cose lì nel momento in cui io mi stavo guardando il video e mi ha scattato una campanella d'allarme sono andato su Anime News Network quanto ci ho messo? 4 secondi per aprirlo? con tutto che ho al computer che è un tostapane allora. quindi è davvero un impegno così grave da fare soprattutto se devi fare un video? no ma secondo me cioè, non, è nemmeno, non è neanche troppo questo il discorso cioè il punto è che si, si tende uh, in questa community Apprende per vero tutto quello che si legge dalla community internazionale, ma senza andare a verificare chi è che ti dice le cose Cioè, perché chi cazzo lo so, chi ne faccia sapere chi è Pulkit200? Magari è uno che su Reddit è abbastanza seguito e famoso, si è beccato un buon numero di like e quindi è, ver è verificato, però cioè non è un producer di White Fox? Non è un, un... Chi, chi è? Chi sei? Come faccio a dare per certa la tua parola? E perché appunto quello volta... che sento su Reddit deve essere la base di quello che poi vengo a dire e riportare? Ma quello che ti dico io è che nel momento in cui uno va a commentare la notizia, un attimo deve informarsi perché comunque è tutto collegato. Se, se il, chi sta, diciamo, sopra, chi fa l'influencer, tra virgolette, dice una determinata cosa e crede in determinate cose, anche il pubblico di riflesso lo farà. Specialmente perché qui parliamo comunque di un punto di riferimento specifico per la serie Red Zero, in questo caso. Un canale che ha appunto dei fan che vanno a seguirlo. Perché parla di zero. Eh, quindi un attimo di responsabilità, secondo me deve esserci alla base di queste affermazioni qui, perché comunque parte anche tutto da noi, non solo dal pubblico che poi va a fidarsi di Pulkit 200, di Pulkit 200, come cazzo si chiama quello lui. Quello lì. 200 Pulkit è il tag. E Vaz dice, quello che dici tu, Italo, porta meno views, vuoi mettere col titolo sensazionalistico? Sì, ma il titolo sensazionalistico lo puoi fare lo stesso, anche se ti informi, lo facciamo eh, noi. Ma... <ride> no. ma poi scusami, non sembra molto più figo andare contro quello che dicono tutti, portando le prove e dicendo, regà, non è così, eh? Vi stanno dire una cazzata, non ci credete. Secondo me prendi molto di più il pubblico come quando Yonko faceva i le suoi leak e c'erano quelli che lo smentivano che pigliavano un sacco di, di, di views. Io feci un video contro quella cosa lì, su One Punch, e ne pigliavo 10.000 views in un paio di giorni. Che sì, sospiccio so che eh, per carità, sì, sì. però per vabbè, noi no. Vabbè, andiamo avanti. Questo era un primo possibile problema per la terza stagione. Sì. Secondo me non è una cosa del tutto negativa. Perché ma considerate che più. io, in primis, mi sono lamentato Devi molto eh, dell'adattamento che c'è stato nella seconda stagione di Re Zero e anche un po' nella prima. Secondo me, la White Fox non è che ha fatto un brutto lavoro con Re Zero a livello la di White adattamento. Fox. Anche se, comunque, molte persone che hanno letto la novel si sono lamentate del fatto che sì, alcune cose sono state tagliate. Ma è normalissimo che taglino qualcosa rispetto alla novel Possiamo tagliare le novelle piuttosto in merito alla qualità. <ride> cioè, dovete considerare che le novelle sì, che sì. l'hanno fatta in periodo di pandemia con il COVID e, tu e tutto i problemi relativi però era veramente orribile c'erano molte molte scene animate disegnate da cani le facce di Subaru di questa cosa me ne sono lamentato molte volte cambiavano ogni episodio cambiavano 3 4 volte perché venivano disegnate sempre diversamente quindi insomma dal punto di vista dell'adattamento secondo me hanno cercato di fare il massimo quelli della Wild fox ma per quanto riguarda la qualità non ci siamo proprio quindi secondo me questa qua questo possibile e quasi inevitabile cambio di studio per re zero può essere anche vista come un'opportunità se affidassero che ne so il lavoro della terza stagione a UfoTable, Table, A1 Picture, eh, Wistudio, Studio Mappa, cioè ci sono veramente tanti studi validi che potrebbero occuparsi della terza stagione. È un problema ma in realtà è un'opportunità. Per... <ride> Pensare zero fatto da Ufo che ti fa, minchia, che ti, ti fa, fa che ti fa, Gnie, che vedi tutte le, le luci di Terao sparaflesciose, attacchi epilettici per tutti. Io, sicuramente quando muore fanno una scena tipo, che ne so, alla Lynch, con tutte le luci sul personaggio tutto il rosso, Oddio oh, santo. Però mi sono contento che qualcuno si ricorda ancora dell'esistenza di One Pictures, eh. Già di che ultimamente non se ne parlava più col fatto che ora nei cuori dei fan, quelli un po' più hipster, sta avvenendo Cloverworks. Nei cuori invece dei normi c'è cioè Mappa perché fa tutti gli adattamenti, quelli dei, dei top e UfoTable perché vabbè UfoTable c'è cioè, miglior studio di animazione, migliori animazioni oggettivo. <ride> c'è anche ah, Shaft, fa... dice Sodaci, sì, sentiamo la Shaft. Quella fa un nome conosciuto però un po' scaccato ultimamente piuttosto che fai i soliti vai vai che mi c'è commentare? io perché comunque a livello di stile sono tutti un po' diversi però insomma penso che ci siano tantissimi possibili candidati per oh, sostituire la Wildhouse che sì. potrebbero fare a livello di stile sono tutti così so perché forse <ride> perché non ci amano le stesse persone non lo so eh no, no, Secondo me, eh, poi non lo so, potrei magari trovare delle produzioni di, di questi studi che si assomigliano, eh, potrei forse, non lo so, anche, anche qui perché, forse perché probabilmente spesso ci lavorano anche le stesse persone. E ma noi stili diversi. Io vorrei sapere adesso qual è lo stile di One Pictures. Che è tipo uno degli studi più prolifici e più diversificati che ci siano in circolazione. Quello del character designer di Anuana: <ride> perché fanno tutto così, no? Ah, quindi mi stai dicendo che il suo nome è Della One Pictures? One Pictures, One Pictures sì, sì, sì. È palese, cioè, almeno, almeno ispirazione. Si vede che Makoto sì, sì, ma Shinkai si è ispirato è... a One Pictures. L'80% dei cartoni che escono in generale sono Della One Pictures, però sotto falso nome. Perché ricordiamoci che gli studi hanno degli stili, eh, raga. Ah, certo, certo, certo. In realtà ho visto che su Commodore Zone la gente si è spaventata perché si vocifera che l'adattamento di Nier sarà di A1. Vabbè ma okay. torniamo sempre alla base, non puoi sapere quale sarà il risultato finale in base allo studio che viene annunciato, perché non sai il tipo di risorse che verrà impiegato per quel progetto, non sai che tipo di progetto sarà ci sono troppe incognite troppe cose che non potremo sapere fino a quando non usciranno fuori e conoscendo il mondo dell'animazione giapponese non escono fuori fin quando non esce il cartone e vediamo con mano tastiamo con mano quello che è il risultato finale quindi va bene fare le speculazioni soprattutto perché mh, di più delle volte non c'è molto di cui parlare nell'attesa dei cartoni però a sto punto Cominciamo magari a parlare dei cartoni che escono Sto... piuttosto che di quelli che devono uscire. Stavo per dire, immagina parlare dei cartoni che già ci sono invece eh, di fare speculazioni su quelli che non ci sono. Ah, io sono. Italo, io sono preoccupatissimo per, per Spice and Wolf. Ma tanto eh per il remake di Spice and Wolf. Perché non, è, non è lo stesso studio di animazione che ha fatto il primo. E se poi non ah, mi trattano bene. Se poi non mi trattano bene la novel che non ho letto, come faccio? È un problema. Eh? Sì, che tra l'altro io non voglio fare anche qui speculazioni. Però lui ha detto: quelli che hanno letto la Novel, come, implicando che lui non l'abbia letta. Quindi, come ha fatto no, a dire che non gli è dispiaciuto come adattamento? No, vabbè, io penso che lui l'abbia letta la Novel, Beh, penso. Eh, lo, penso anche io, perché comunque oh, quello, canale, basta quello quello là in cima a destra nella libreria nel primo volume. Che cazzo ne so? Mi cioè, da palco io. ho cioè, gli occhiali perché. Secondo no, vabbè. Cioè, mi, sembrava fosse... mi sembrava fosse quella la copertina. Colpo d'occhio. <ride> non, ci... non, non ci vedo. Chiedo, chiedo conferma ai Re Zero fan in chat. Se riuscite vedete in alto a destra. Se, se vedete il mouse 4. Se Questo le... penso sia il primo volume della Novel di Re Zero. Potete confermarmi o smentire. Eh... Però scusami, tu sei il primo che compra le cose e le mette liberi e non le legge. Quindi, allora, eh, quando, vabbè, quello, non no. so quanto possa essere Qua indicazione. Allora, allora questo, è, questo è un discorso molto particolare che merita approfondimento, ma purtroppo non lo possiamo fare ora. Perché dobbiamo andare a scoprire <ride> per quale <ride> motivo White <ride> Fox sta a fallare. Eh, il nostro biacco, ciao caro, eh, ci dice che dovrebbero dare re zero a Sunrise e il suo unico stile. <ride> Quello della Bandai così Infatti, Ban Bandai è. Namco Pictures. Uh, come si chiamano? Uccidi Subaru in, tutte le in tutti i modi possibili, con il classic model. <ride> ti immagini non gli fate affare. C'è il sangue. Sai che questo lo comprerei però lo, lo regalerei a Paolo. Lo lo tipo regalerei. il pirata pop up. Quello che ci mettevi con le spade. Ma poi perché dare così importanza al fatto che un cartone sia un buon adattamento di una novel che nemmeno si vuole leggere, ma mm, vabbè, grazie Shampoo che ogni tanto dici cose intelligenti. L'ha eh... separato, ha detto come adattamento, e poi lo banco lamentato in realtà. Che? No, no, stavo guardando se mi ehm. ero perso qualcosa in chat. Ok, no, possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti di certo un lavoro migliore per quanto riguarda la qualità dei disegni cioè, e delle animazioni. Questo, e adesso sicuro, arriviamo al sicuro. motivo principale per cui secondo me non vedremo la terza stagione di Re Zero a breve, ovvero l'anime Japan 2022. Dovete sapere che l'anime Japan 2022 è una convenzione che si tiene cioè, sì. fine marzo di ogni anno più o meno verso appunto questo periodo qui, o durante la quale ci sono vari Aspetta. Aspetta. Ti, pre ti prego, dimmi Dimmi che il succo del discorso non sarà, siccome c'è questo Expo, la gente è occupata con quello e non possono fare il cartone. No, 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 no okay. non è questo, non, okay. non è okay. questo, si sì, è andato a pensare troppo oltre. Scusa, <ride> scusa ormai la mia mente è settata sul, sulla cosa più catastrofica possibile. No, non è così basso il okay. livello, dai, c'è scusa, eh, scusa, un livello più, più semplice. Panel con vari anime, principalmente quelli più importanti, che annunciano novità in merito a ova, film, seconde stagioni, terze stagioni e comunque news importanti relativi alla serie in questione. Che grazie è shampoo per la sub grazie di fare un 2019 se non erro ah. e quindi ovviamente tutti si aspettavano che anche la terza stagione avrebbe seguito ah, la stessa okay. sorte e sarebbe stata annunciata nell'anime Javan 2022, quello che avremmo avuto letteralmente questo mese tra, tra un mese, insomma a fine marzo e invece purtroppo, brutta notizia Re Zero non sarà presente durante questo anime Javan 2022 dovete sapere che la lista degli anime che parteciperanno a questo evento viene resa pubblica a tutte le persone e quindi da questa lista si può evincere che Re Zero non sarà presente questo che vuol dire? Vuol dire semplicemente che che non annunceranno la terza stagione durante questo evento qui, potrebbero sì annunciarla anche in un periodo che non deve essere per forza inerente all'anime Japan, anche in una live, un evento con i doppiatori, qualcosa inerente al franchise però insomma questo qua era un evento chiave per avere la certezza che avremmo avuto la terza stagione a breve comunque ragazzi, non disperate, anche se ripeto c'è stato questo problema con la White Fox e questa cosa dell'anime Japan, secondo me la terza stagione si farà, considerando e... quanto è popolare... Aspetta un tempo... attimo per la cosa dell'anime Japan, perché hai riso penso per gli stessi motivi per cui ho riso internamente io perché al di là del fatto che appunto come ha detto lui stesso perché poi ci tiene a smentirsi e fa bene può tenersi in un'altra occasione l'annuncio come succede praticamente sempre perché sapete i cartoni animati non hanno una finestra specifica d'annuncio possono uscire fuori quando cazzo gli pare anche male. perché uno annuncia anche in base a com'è combinata la preproduzione cioè poi parliamo di una serie che appunto dalla prima alla seconda ha fa fatto passare se non mi sbaglio due o tre anni quindi già abbiamo più o meno una finestra temporale che, a cui possiamo pensare per la produzione e poi soprattutto non è vero che la lista degli anime viene resa pubblica a tutti perché ci sono quelli che si chiamano annunci a sorpresa <ride> che diciamo di solito sono quelli, quelli interessati. anche perché se tu già mi dicessi prima dell'evento che cosa verrà annunciato e che cazzo va l'evento <ride> Di solito quello che diciamo viene reso pubblico è ciò di cui già si sa qualcosa, di cui c'è cioè, già stato un annuncio, magari fanno vedere il trailer eh. oppure c'è lo staff a parlare un po' di più in profondità della produzione. Oppure le se cose si... nuove solitamente le taccio. Oppure se sei fan di Haruhi ti annunciano il 5 anziché la terza stagione, per dire, cioè... <ride> abbiamo fatto ridere anche il fatto che il nostro Bianco adesso aveva scritto: Ho paura che dica, non c'è mila nella key visual dell'evento e quindi non l'annunciano, va bene o male. Non è che ci è andato tanto lontano. non c'è il panel o comunque ufficiale, però anche se non ci fosse, appunto, c'è sempre la possibilità che venga annunciato in un'altra sede o comunque che venga annunciato l'anno prossimo, perché nessuno ha detto che deve uscire a breve. Poi ovviamente il punto è proprio che potrebbe non uscire a breve, però senza una data fissa. Comunque, era già inutile speculare che potesse esserci un'uscita rapida. Eh, Sodaci, vaffanculo. Lasciami sognare per Haruki 3. Maledetto. Ora che hanno anche ricominciato lui a mandare Nobel. Basta, dai. oh. Non ti ci metterò anche te, eh? Mi piaceva di essere preso per il culo. Sì, Da Daruki. Sì, ma anche da me. da tutti poi. alla fin Allora quindi. Potrebbe... White Fox sta fallendo quindi potrebbe esserci un cambio studio, ma non disperiamo perché il cambio studio potrebbe essere un'opportunità perché sicuramente faranno un, live... un lavoro a livello di animazione sicuramente migliore rispetto a quello della seconda stagione fatta da White Fox perché l'ha fatta durante la pandemia e quindi è uscita una merda. Altro motivo per cui però non sappiamo se l'annuncio c'è è perché non è stata annunciata la presenza di Re Zero all'Anime Japan. Sì. e quindi non annunciando all'anime Japan Vabbè, che succede hai perso la lingua Giorgio, il gatto te l'ha tolta ho perso la voglia di vivere Italo ma che cavolo dai, che il video dai Vabbè. Sia in Giappone sia all'estero, considerando quanto vende il franchise a livello proprio di eh, light novel, manga, figure eh, tutti, eh, e tutti... Hanno annunciato una nuova si coppia si di Rem e, e Ram per il compleanno, Italo, sei contento? Che faranno la terza sì, non la comprerò. Nemmeno che io. 5 della se volete avere Anche. Informazioni, cioè, a, a, mai, non, sa non sappiamo se la fanno, sta terza stagione, però sappiamo che arco fa. E eh vabbè, si regolano, no? In base a quanto hanno trattato prima, perché è certo che così andrà. Beh, effettivamente, se adesso hanno, i fan hanno stabilito con certezza assoluta che l'Attacco dei Giganti finirà con un film, perché hanno detto a che capitolo arriva l'ultima puntata della final season, effettivamente, eh, sì, si può ragionare in questo modo. Hai ragione. Ormai decidiamo tutto noi. Scemo io, scemo io per tornare, per esempio, ad Haruki a pensare che tutti seguono il, il normale la normale consecuzio temporum di una pubblicazione light novel invece di fare salti a caso negli archi narrativi e fare tipo nella prima stagione capitoli presi dal primo volume dal terzo, nella seconda, il secondo volume più il quinto e poi animare in un film il quarto scemo io sì, sei scemo <ride> muoio. vabbè finiamo il video dai dovevi guardarlo nell'ordine che c'era scritto su reddit chi ti dice che non l'ho fatto? Non me. Chi ti dice che non l'ho fatto? Eh adesso me l'hai detto Perché se lo guardavi in quell'ordine là Era tutto a posto Chi ti Che dice... hanno rimesso l'oro Per Chi... combaciare con le nove Chi ti dice che non l'ho visto In tutti e due gli ordini? Eh? Chi te lo dice? Andiamo avanti Alza le mani Alza le mani Secondo me faranno la terza stagione, e insomma, come mai sono così convinto che ciò avverrà? Potete recuperarvi il video in cui parlo della seconda stagione, e a fine video vi dico anche tutte le informazioni che so in merito a appunto la terza o comunque a un sequel. E quindi niente raga, questo era solamente un breve aggiornamento per tenervi appunto aggiornati sulla situazione Re Zero Considerate anche che nell'ultimo periodo stanno annunciando seconde stagioni, remake di anime molto improbabili, un esempio ne è stato Classroom of the Elite di recente. Quindi considerando questo, considerando no, anche perché perché temi, elite tutti gli anime che non sono ditte improbabile, che ricevono una seconda stagione perché, perché è passato tanto tempo. Sì, sì, tempo. anni fa, secondo sì, me, che ricordo era abbastanza bene, la non sarà nel 2022, questo era ovvio, ma non sono nemmeno sicuro che sarà nel 2023. No. a meno che non arriverà un annuncio nei prossimi mesi quindi se vi devo dire la mia eh, 2023 è possibile assolutamente ma eh, è sì. cosa più probata, credo che, è, è, che mi verrà sì. sete a meno che, che non, non verrò dell'acqua di... no non sono, non, non sono certo che questa cosa sia giusta a meno che non mi venga confermato che è giusta che sia giusta non eh, fa la piega no? no no per carità cioè, il ragionamento non fa una piega Purtroppo... Altri tre anni di attesa Da una stagione all'altra Cosa che insomma eh, Uno ovviamente si può lamentare Ma direi meglio di niente Meglio questo Beh. che non avere proprio una terza stagione e ma, Immagina fanno, aspettare dieci anni di per, per la terza stagione, stagione di un franchise Sì ma non è questione di meglio di niente Non abituiamoci a questa mentalità Un cartone animato richiede tempo Lo dobbiamo capire Siamo noi abituati troppo bene A questi vittimi massacranti Ma è bene che una serie venga fatta in tre anni che poi non verrà mai fatto in tre anni, questo potete poi in realtà dalla testa, che non è così, quei tre anni verranno impiegati per, per altre cose. No, ma cioè, sì. Comunque secondo me si nota tantissimo che le, le nuove generazioni di anime fan si sono persi quel lungo periodo di quattro anni fra la prima e la seconda stagione dell'Attacco dei Giganti, perché sono arrivati dopo che c'erano già le stagioni e quindi non si sono resi conto di come passava il tempo prima che facessero i continui, delle cose che guardavano. Sì, Beh. sì, sì, ma purtroppo non hanno neanche per esempio coscienza di Algemeno Ippo che ci ha messo tipo 8 anni per continuare o di Kaiji che ce ne ha messi sette. E lì davvero non sapevi se l'avrebbero mai fatto oppure no all'altra stagione. Eh, che cazzo si aspettava l'altra di Kaiji? Solo il film di Kaiji, quindi. No, cioè nel senso queste cose secondo me però fanno veramente notare eh, proprio chiaramente il gap generazionale di anime fan. Cioè perché non è soltanto appunto una cosa di concetti sbagliati, di non guardare, cioè di non informarsi e roba del genere. È proprio un discorso di aver vissuto eh, il periodo di massimo avvicinamento a questa, a questa passione in maniera diversa. Cioè, per noi sono normali ste cose eh, cioè, per noi sono normali queste cose però cioè, adesso che sono abituati con finisce l'anime e prima ancora che esca l'ultima puntata hanno già annunciato il continuo, con tutto il sistema adesso degli split core che stai già che appena finisce uno tanto fra tre mesi riparte con la seconda parte, noi non siamo abituati a queste cose e infatti per questo cioè, si, vede, si vede tanto la differenza secondo me più che altro noi abbiamo anche vissuto a cercarci le serie da guardare, ad avere proprio un altro modo di fruire delle cose e questa anche ristrettezza di titoli a cui si accede comunque ti porta a una ristrettezza di vedute secondo me alla fin fine, Se sei cosciente solo di quelle cose lì, ti abitui al modo in cui vengono comunicate quelle cose lì che di solito è sbagliato perché nelle cose mi stream ci si mette pure chi non sa molto bene l'animazione e quindi si fa disinformazione e di conseguenza su quelle le informazioni che si diffondono e che vengono diffuse perché mm -hmm. poi in questo caso comunque abbiamo una diffusione di informazioni sbagliate sì, che sì, potevano sì. essere smentite che poi è una cosa su considerazioni nostre su quello che ha detto che lasciano il tempo che trovano in questo caso c'erano proprio delle informazioni specifiche che ti chiarivano il fatto che, per esempio, studio Bind è di White Fox, quindi non c'è un uh, travaso di uh, lavoratori da uno studio nato. Non, non è l'esodo di Shaft, ecco. Eh sì, sì, sì. Eh. sì. Sì, poi fra l'altro, eh, diceva Biacco, Biacco diceva, non contava neanche che delle volte due stagioni che vanno in onda in periodo ravvicinato sono già prodotte in partenza con l'idea di farle entrambe. Quindi il processo produttivo è già partito da 3-4 anni, loro vedono l'annuncio dell'S2, oh mio dio, sorpresa, ma in realtà era tutto pianificato. Eh, C'è anche questo, ovviamente. <ride> per gli split curve, appunto, era proprio l'esempio di questa cosa. Sì, sì, sì. Poi si pensa magari, vabbè, lo fanno in contemporanea, sì, ma il processo di pre-produzione è per i tue <coughs> e quindi c'è già il pensiero alla base di farli. Mm -hmm. C'è una, su... una discussione bellissima sulla produzione delle S2 su MAL. Lo volete? Dice Vino. Bah, ci può stare. Manda, può vediamo stare. che cos'è. Dimentiamo il discorso che stiamo facendo. Non è che se si aspetta di più si è più appassionati, non c'entra niente con la qualità delle opere, no ma nessuno ha detto questo, Hanamaru, non era questo il discorso, è semplicemente il fatto che noi siamo abituati, per come siamo cresciuti, come appassionati, a vedere questi tempi più dilatati. Cioè per noi il, fa il fatto che passino quattro anni per una serie sola era la normalità. Non è un discorso di passione, non è un discorso di qualità, ha, non c'entra niente. Discorso quello, anzi, quello che abbiamo detto è proprio sottoposto tempo... che non c'ha tutto questo senso avere della l'attesa, anche perché l'attesa li può deludere. Mm. E nel momento in cui escono 200 cartoni in un anno, forse sarebbe anche caso di cercare qualcos'altro che può rimpinguare quell'attesa. allora vediamo un po' su Sabicuibisco. Season 2, cioè, siamo a metà della prima Già chiedono la seconda Vabbè. Allora ci sono, ci, ci sono possibilità Di una seconda stagione per questo anime Chiese eh, Van Straat Su Stabuikui Sì, cui io disco. lavoro nello studio Vashvig, che <ride> si è occupato Della second key in between animation E uh, so per certo Che faranno la seconda La terza, la quarta, la, quarta, la quinta, la sesta, la settima Conf E la undicesima stagione Confermate ci Però si quelle si da, 8 a 10, da 8 a 10 no, quelle non le facciamo. Eh, no, perché verranno tutte condensate nel primo episodio. Perfetto, mi sembra una... È come un... la terza stagione di Mario, no? Mi sembra un compromesso la terza stagione di Mario. Sì, cioè, ah, capo... di Maccio, Maccio Capadonda, sì, sì, scusate, ci ho, 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 ho messo un po' a fare il collegamento, <ride> Mario, vabbè, eh, credo che ci sia una, una buona possibilità considerando che è abbastanza popolare su Crunchyroll, mi sembra effettivamente il... Dio santo, Sicuramente ti attaccò a dal del film. Ho visto che su video c'ha 4 milioni di spettatori. Noi ragazzi, lamentiamo nella community italiana, ma porca puttana quella internazionale. Eh, vabbè. Vediamo, che deve sempre essere piantato da qualcuno. no non cresce da solo. Vediamo, Zerker Armor che gli risponde. Oh, la, eh, le visualizzazioni su Crunch non decidono nulla. LOL. Grazie. Eh, la serie deve vendere bene i Blu-ray. <laughs> okay. <laughs> Scusa, eh, scusa, per cercare di rivolgere tutto. Mangio subito tutto. Deve vendere bene. Aspetta, soprattutto i Blu-ray, i DVD e il merchandise. Fondamentale per lo studio d'animazione, che prende circa l'1% su ogni ordine di Goodsmile Company. Il fatto che il merchandise venda bene. Sono contento, vedi che io non ho fatto bene a comprare le figure. Quella ve l'ha regalata Italo, ma va bene uguale. È solo, merito, no, è solo infatti... merito mio che hanno fatto la seconda stagione il film. Non hai capito, Già Giulia sta scrivendo dal 2001, quando le vendite dei Blu-ray Blu soprattutto contavano qualcosa. No, mi sa che ti sei perso il 2 qui davanti, Allora <ride> eh, Lo sto cercando di contestualizzare perché magari sì, vent'anni fa potevano contare qualcosa, ma oggi, che diciamo le fonti di revenue sono cambiate, mh, non è più qualcosa su cui si conta così tanto. Sì, regà, normal normalmente per quanto riguarda... Ce l'ha raccontato Fede, il buon Farro, quando venne un po' di tempo fa in live... So, i diritti di, lic di licenziamento all'estero uno dei primi indicatori della possibilità di fare una seconda stagione o meno di un cartone se hai venduto bene quella serie all'estero e dall'estero continuano a chiederti è una buona probabilità che te la facciano stessa cosa per quanto riguarda le tv e i servizi a pagamento interni in giappone stessa cosa per quanto riguarda l'investimento da parte del comitato di produzione del materiale originale in caso di un adattamento se, per di cioè, io mi aspetto, un, un, uh, un annuncio di una seconda stagione di Minecraft Darling per dire: non perché mi cioè. posso inventare io il fatto di quanto è bella, ma perché si è cioè, visto statisticamente quanto sono aumentate le vendite del manga uscita all'anime. È quello un buon indicatore per vedere se effettivamente si possa fare una seconda stagione, eh, dappertutto in pratica. Poi bisognerebbe vedere magari in Giappone qual è la situazione riguardo al Dress of darling come pubblicità. Certo. Però vedendo la ricezione che a livello internazionale è molto probabile, per esempio, pensare che quello possa continuare nel tempo. È molto meno probabile pensare che si possano basare sui Blu-ray, perché, per esempio, la serie più venduta in assoluto è Uma Musume, Non è di certo un Mairo Accademia che ha sei serie. E ricordiamo Uma Musume che vende i Blu-ray non per il cartone, ma perché ci stanno dentro i codici di riscatto no, dentro il giochino per il telefono. Ecco. <ride> Quindi insomma c'è cioè, nel senso ovvio che anche queste cose hanno un'importanza ma è sempre un'importanza relativa, è sempre circoscritta a quello che eh, poi effettivamente prende ogni membro del comitato di produzione da queste cose qua perché i soldi dei blu-ray non arrivano allo studio ma vanno ad Aniplex che poi li reinveste in altri progetti, altre robe. Ah, allo studio arriva una percentuale. I soldi del merchandise non arrivano allo studio, vanno a chi produce quel merchandise. E allo studio arrivano... Una... A meno che non ti chiami tua, che, che... Vabbè. Eh, vabbè. Eh vabbè. Eh, e lì c'hai una percentuale... Parlando di casi ovviamente più classici, di serie televisive sì, eh, sì, più mainstream. Cioè, sì, più M-Stream, più... più cioè, hai capito. Ehm, cioè, lì, so, cioè, la divisione degli introiti dovuta a tutto quello che non è la produzione del cartone, per quanto riguarda uno studio, è molto complicato andare a vedere. Anche perché con questo ragionamento, come me li spieghi poi Dragon Ball, Naruto e tutte quelle serie che sono andate avanti per anni senza mai vedere il loro nome comparire nelle top di vendita? Eh, ma le figure, cioè, la fi cioè tu c'hai cioè la figma di Broly e eh, quindi fanno il cartone. sì, sì, sì. sì. Eh. non è che c'è uno slot televisivo da riempire e no. quella è la serie adatta a farlo. No, no, ma per esempio, chi se ne frega delle tv come se i giapponesi guardassero la televisione. Ah, no, aspetta. <ride> Però scusami, eh, non, cap non capisco, in occidente eh, la televisione non si sa più, i cartoni non ci hanno più in televisione, allora che cazzo, che gliene frega allora la televisione, cioè mi stai dicendo forse che dell'occidente dell non gli interessa Guarda puoi continuare anche facendo da solo Eh, e non, ti eh non è divertente però se non partecipi anche tu il nostro siparetto eh, comico. L'interazione diventa costante la certa smette di essere divertente perché la risposta è banale. Ormai. Vabbè, allora se vogliamo qualcosa di divertente, continuiamo a leggere questi commenti. Eh, quindi, insomma, dovete comprare: dovete, la serie deve vendere i Blu-ray, i DVD e il merchandise per poter avere un sequel. Se le vendite non sono buone, allora anche il, il numero di visualizzazioni non ha importanza perché lo studio non fa alcun profitto dalla da TV broadcast. Da, da la, lo studio non fa profitto delle. Dalla trasmissione tv Né dai siti di stri... Dio santo. <susurra> né dai siti di streaming Come Crunchyroll Quei soldi vanno al comitato di produzione cioè, dici, è, 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 un, è un po' confuso. cioè Nel senso, è, è bravo, ma non si applica, no, anzi, si applica, ma non è bravo in questo caso. Perché... Concetti una volta confuso. Parole dure, parole dure di un utente particolarmente strano. Non è del tutto vero, cioè, nel senso, sì, come stavamo dicendo prima, è vero che i soldi vanno al comitato di produzione, poi ovviamente anche lì devi andare a vedere se lo studio di, produzione, lo studio di animazione è interno al comitato, e quindi anche lì ci sono differenti divisioni dei dividendi, differenti divisioni di quelli che sono appunto i soldi guadagnati. Ma per una produzione anime, la vendita dei diritti di streaming all'estero è uno dei punti che invece più ti danno. Possibilità di, di soldi perché poi da lì viene l'ammontare anche di budget che viene stanziato per la produzione. Tra l'altro ricordate si parlò tempo fa del, del caso Netflix in cui ci raccontavano, non mi ricordo se era un, un regista o un producer di uno studio che ha fatto lavori per Netflix che diceva fondamentalmente che dato che vengono pagati. Come studio a Cottimo per le puntate che vengono realizzate, e quindi ricevi un pagamento fisso per produrre tot episodi per fare tot stagioni, anziché appunto avere un pagamento che deriva dalle visualizzazioni e quindi un sistema royalties. Più la serie va bene e più uno guadagna. Era praticamente una sorta di incentivo a non fare neanche una produzione particolarmente impegnata. Perché dici: tanto: se la serie diventa una super hit, io non ci guadagno di più. A questo punto, minimo indispensabile è buona. E infatti, guarda, qual è la qualità dei prodotti originali Netflix. Eh, so troppe le incognite per poter fare un discorso di questo tipo stringato in tre righe. Lo aveva fatto a suo tempo Fede quando ancora scriveva sul blog e tempo due anni non era più adeguato quel file dove spiegava appunto come funzionano queste cose perché questi discorsi cambiano letteralmente di anno in anno se non di mese in mese anche adesso con tutto il sistema dei nuovi contratti per gli animatori che cambia quindi lo stanziamento del budget e l'allocazione delle risorse e quant'altro sono tutte cose che cambiano in continuo perché sono tanti e diversi i player all'interno del mercato e quindi cioè ci Posso capire perché tu abbia una visione di questo tipo, Berserker Armor, in un certo senso qualcosa di giusto c'è, ma troppo poco. Cioè, soprattutto quando dici che non hanno importanza eh, perché non prende profitto dalla trasmissione TV, che è letteralmente l'unica cosa, eh, cosa che conta per i cartoni arrivati, e eh. lo streaming all'estero, che è l'altra cosa che conta per i cartoni arrivati. Mi fa ridere che gli parli come se fosse davanti a te, tu seduto in cattedra, che gli, gli correggi il cobbito o eh. il pennarello rosso. Eh, oh me. Ma... Sarei, sarei, sì, sarei un ottimo professore degli anime. Io sono sicuro, guarda. <ride> Eh, non stanno... tutto, ma è lasciato da di nulla in pratica. Non hanno, non... Allora, dice, dice Fra: Non stanno parlando di diritti distribu... di, di, di streaming, ma di visualizzazioni. Questo è associato il comitato con qualcosa che non c'entra con esso. No, qui fra però proprio dice: Profit from TV broadcast and foreign streaming sites, ma non sta a parlare delle visualizzazioni. Vedi che sono due discorsi diversi. Certo, le visualizzazioni non le contano, perché st allo studio non arrivano, non arrivano ingressi, non arrivano profitti. Non dalle visualizzazioni degli streaming: cioè, almeno così la intendo io. però In io. realtà potrebbe avere ragione. Perché then the, view, the viewership doesn't, doesn't matter, eh. quindi eh, il numero di visualizzazioni non conta perché i profitti dalle trasmissioni televisive e dagli streaming. Eh, ma non è, sbagliato, è sbagliato comunque perché il profitto allo streaming non eh, viene. Sì, da... sì, ma è quello che diceva Fra: però capi? Perché parla di visualizzazioni. Parla di quanto è visto poi il prodotto in televisione oppure sugli streaming, ok. No, l'avevo visto come due cose staccate in questo senso. Cioè, io l'ho preso. Ovviamente vedo foreign streaming sites, io vado direttamente in associazione con il licensing. Eh, sì, no. Già. Più che altro è sbagliato perché non capisce lui poi come li pagano, o, eh. o forse non lo sa direttamente. Che è probabile. Ma eh, appunto, come aveva detto Già, giù, basta cercare su Google come Netflix paga eh, gli anime, poi non investire perché non trovate nulla visto che Google è una merda a livello <ride> di indicizzazione. E poi tornate qui, ve lo dicevano. E poi lo cercate in inglese e forse qualcosa trovate. Sì, 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 sì. Uh, non, non ci sono. Fanno, fanno, torna qua, lui no, in inglese. Sì, tra l'altro torna qua anche il nostro amico Berserk Armo letteralmente un minuto dopo per dirci che non ci sono novità sulle vendite e quindi eh, non sembra essere molto popolare in Giappone, non ho guardato i rating sinceramente, ma non si può mai sapere. Uh, Parino dice, Giorgio non ho capito una cosa, hai detto che per un cartone è fondamentale il successo in tv e in streaming, poi dici che secondo te produrranno una seconda stagione perché sono incredibilmente delle vendite del manga. No, ho detto che non è fondamentale il successo in tv in streaming, proprio l'opposto. Cioè... Ha, de ha detto quali sono le caratteristiche per le quali un sequel può esistere, tra le quali rientra un determinato tipo di successo di streaming all'estero, di vendita di diritti internazionali. Non per quanto poi viene visto il cartone su Netflix, su Cranchill, eccetera, cioè, e poi... poi, appunto, aveva detto del merchandise di quanto il cartone faccia bene al franchise in sé per sé. Cioè, per quanto riguarda un adattamento, per perché si sta parlando con Bisketol appunto col manga? Si parla di un adattamento, I chi è che ci stanzia il budget più grosso all'interno del comitato di produzione? Chi detiene i diritti del manga? Perché chi è che detiene i diritti del manga? Chi ha interesse nella produzione dell'anime? Perché deve fare la pubblicità al suo manga. Nel momento in cui tu fai la pubblicità a quel manga con l'anime e vedi che. In gi nel giro di un mese e mezzo c'hai cioè un incremento di un milione e copie di vendita capisci che è molto più probabile che, chi è Kadokawa l'editore de, de coso di Biscuitor, non ricordo. Oh, mi ricordo facciamo finta che sia Kadokawa per fare l'esempio, è molto più probabile che ti investa per farci una seconda stagione così che continui il punto del, cioè, il discorso dell'anime dovete, dovete capire una cosa è un discorso, si parlava ieri di presenza L'avere il cartone vuol dire avere uno slot in cui far vedere l'esistenza del prodotto e in cui mandare le pubblicità di tutto quello che è relativo a quel prodotto. Poterci fare la pubblicità, poterci fare il merchandise, quindi è proprio un colpo d'occhio. Non è che ti interessa poi che il cartone venda i Blu-ray, non, non è che deve arrivare, a, cioè non ti interessa che l'appassionato poi se compri. Il Blu-ray a te, casa editrice di manga, ti interessa che persone che potenzialmente erano interessate a comprare ma ancora non l'avevano fatto oppure persone che non conoscevano il manga perché considerando quanti fumetti escono ogni settimana in Giappone ci sta che uno te lo perdi abbiano modo di vederlo, conoscerlo, affezionarci e comprarlo. Per quel discorso che vi facevamo anche ieri, ho visto l'anime, mi è piaciuto un sacco e quindi voglio avere il manga in libreria. Faccio un esempio molto chiaro. Le avventure di Franco e Gigino, manga di successo di Shueisha, viene adattato in animazione, in una serie animata da 13 episodi. La serie animata fa un boom pazzesco: viene vista in tutto il mondo, fa miliardi di visualizzazioni e vende fa uno sfracello di Blu-ray. Però il manga non ottiene nulla da questo successo. Allora Shuesha dice la seconda stagione che cazzo che a me che cazzo me ne viene nelle tasche faccio di chi gli altri e invece spendo solo soldi. tra l'altro io in questi Ma casi in questi casi però non ecco, questo te lo chiedo, non so se tu abbia una risposta oppure no, perché non ci avevo mai pensato effettivamente. Metti caso che Shuesha appunto non avendo interesse nel fare l'anime eh, perché Gino Formagino come si chiamava il fumetto, comunque le vendite del manga non le aumentate ma se altri membri del comitato di produzione della prima stagione fai conto che, fai conto che è un, anime, un manga incentrato sulle idol e guarda caso il manga non vende ma eh, la band interna fa lo sfacelo. Se altri mm. membri del comitato che non detengono i diritti dell'opera originale però per esempio hanno appunto i diritti per quanto riguarda la musica hanno i diritti per quanto riguarda il merchandise e quant'altro sono interessati a fare una seconda stagione come funziona secondo te per poterla fare eventualmente? Vai a comprare i diritti non la fanno. da Non la fai comunque. Cioè non c'è no, tipo No, perché non... dipende sempre da chi c'è i diritti e se pensi che alla fin fine ci sono mangaka che hanno dovuto lottare decenni per comprarsi i diritti dei propri manga, figurati se vanno a venderli ad aziende esterne. Eh. Cioè sarebbe come finanziare in un certo senso un competitor, non avrebbe molto senso neanche dall'ottica eh, aziendale. Però è un competitor. Eh sì, in quel caso sì. Perché poi eh, col manga come si fa? Deve, devono per forza darlo in mano ad un altro editore, cioè non puoi andare a finanziare, cioè a sponsorizzare un prodotto altrui, non è che ha molto senso, eh, capito né dall'una né dall'altra ottica. Perché poi cosa. lo studio va a. Va a supportare in un certo senso il manga e il manga va a supportare l'anime, però non c'entrano a livello di produzione le due cose, cioè, sarebbe un paradosso. È un po' un casino, effettivamente come cosa, eh, ma, ma per questo non è mai successo? Vabbè ah, sì, ma, beh, ho fatto se infatti un'iperbole allucinante, eh, so. se non per dirti, quando magari in casi molto particolari come quello di Sazai San l'anime diventa un'entità separata. Rispetto al manga, mm. però anche lì non è che l'editore abbia detto fate il cazzo che volete senza metterci in mezzo. Nel momento in cui il manga è finito perché l'autrice è morta, poi Senza San credo sia diventato parte del, dello sponsor. Adesso non mi ricordo bene qual è la proprietà di Senza di San però mi sembra che l'editore non sia anche quella di produzione. Capito. Capito, allora vediamo un po' se c'era qualcos'altro di interessante in questa discussione. Allora, qui abbiamo OK. Qui abbiamo Elevate che eh, ci dice che il tipo che diceva che la, 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 le visualizzazioni di Crunchyroll non valgono niente. Che ci dice che le vendite di Blu-ray e merchandise non hanno più la stessa importanza che avevano 15 anni fa. Basta comparare la, prima stagione, Titan, la stagione, prima stagione di Attack on Titan E la seconda stagione Le vendite dei Blu-ray Della prima stagione di Attack on Titan E eh, della seconda stagione di Attack on Titan Sono crollate eh, Sono crollate della, la, Le vendite della seconda rispetto alla prima Sono crollate incredibilmente E comunque hanno fatto la, la terza e la quarta stagione eh, Le visualizzazioni su Crunchyroll Contano molto Perché mostrano quanta domanda c'è Oltreoceano Anche qui cioè, non è effettivamente sbagliata come affermazione. No, pare che piuttosto che cercare di dire la verità, cerchino di smentirsi l'uno con l'altro. Che se va più fichi, cioè, il, non, è, non è sbagliato come metro di giudizio, di giudizio, di paragone. Però non è completo. Cioè, non è che tu vai a contare effettivamente il numero di visualizzazioni che fa. Anche perché non so neanche se vengano poi tutte eh, rivelate dalla piattaforma. Rivelate, no. Cioè, non però. Io penso che loro abbiano modo per controllarle e le tengano in conto. In qualche sì, loro, modo. assolutamente. E anche lì, cioè, mh, sicuramente è un indice della popolarità della serie. Però, cioè, non è che c'è tipo. Vi eh, ricordo le risate quando uh, Vid annunciò che se Made in Abyss raggiungeva X visualizzazioni sarebbe stato fatto il doppiaggio. Non è che c'è su Crunchyroll un counter che ha ah, fatto 100.000 views, ding ding ding, seconda stagione. Non funziona così. Però è ovvio che una serie che sta andando fortissimo sulla tua piattaforma internazionale. Se io, soprattutto, ho fatto parte della produzione, magari è un original di Crunchyroll, o comunque Crunchyroll sta nel comitato e ci ho investito la prima volta, se vedo che dalla mia piattaforma sta dando ottimi risultati, è molto più probabile che ci investa di nuovo. Sì, ma poi appunto come hai in un certo senso implicato potrebbe essere vero se Crunchyroll facesse parte del comitato di evoluzione di tutte le serie animate che escono ma non, non mi sembra che sia così anche perché uh, se dobbiamo credere a questa affermazione come me li metti quegli anime che per esempio da una piattaforma streaming passano ad un'altra nel corso di una stagione? Che vuol dire, Crunch ha deciso di fare la stagione successiva oppure magari era già in programma eh. ed l'hanno semplicemente venduta ad un'altra piattaforma streaming? e eh, Angelo se ne fa 10 milioni automaticamente confermato fino alla quinta stagione. <ride> Sì, 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 sì. Ci abbiamo i dati alla mano con tutte le serie che hanno raggiunto i 10 milioni sono state fatte il seguito. Eh, guarda ad esempio quanto hanno venduto male i blu-ray di Tuyos eternity e Tokyo Revengers eppure hanno entrambi ottenuto seconde stagioni. E quindi, ok, Tokyo Revengers come sono andate le vendite del manga quando è uscito l'anime? Eh, sono tipo decomplicate? Eh, no. Combatti. Okay. Meow, eh, se è andato. Vabbè. Va bene. Fai, fai un altro miau che e poi non ci faccio rientrare. No. Ma sta Ma... facendo? Io non lo sento. Eh, come non lo senti? No, io lo vedo entrambi <ride> uscire. Basta. Ha fatto, ha fa, ha fatto <ride> i versi del cane e <ride> del gatto. Oh. Se ti puoi interessare, non l'ho sentito. Ciao. Paolo. Buonasera. Ben, ben arrivato, tutto a posto? Come stanno tutto i tuoi? Ma, boh, cioè, stanno bene. Okay. Non possono <ride> uscire, è solo quello. Capito, Eh. Che... Che è, è normale, è normale. Paolo, stiamo eh. imparando oggi insieme a Mind List. come si fa. L'hai letta già sta cosa? Paolo, sì, perché l'ha mandato Vincenzo. ah sì, Vino ce l'ha mandato, sì. sì siamo sì, una discussione sui sequel. Che siamo partiti da un video di Reanime sulla questione Re Zero. Grazie. adesso, stiamo tu... guardando le opinioni di questi baldi giovani. Tu, Paolo, sapevi che Re Zero sta fallendo? Sì, Re Zero sta fallendo. Che White Fox, eh, lo studio di animazione, sta fallendo perché dopo aver eh, creato come sussidiare allo studio Bind, ci ha mandato praticamente il suo regista i suoi animatori. E quindi adesso non c'è più la gente. Quindi fallisce. Non c'è più nessuno, eh, no. certo. <ride> sì, e, e poi Messa così cioè fa ridere, però non come l'ha detta lui, perché lui ha detto che sta fallendo perché appunto la maggior parte delle persone sono andate in bind ignorando che bind è della white fox cioè non che... lo sapeva proprio ha detto se non erro mi pare che sono andati a lavorare là <ride> e ci credo. <ride> la gente si autoconvince delle cose scusate vabbè e ci il video eh, quella è, fare. è quella la cosa un po' più preoccupante. Comunque, insomma, stiamo dicendo che appunto guarda quanto hanno venuto male Tullior Eternity e Tokyo Revengers, e comunque gli hanno annunciato le seconde stagioni. Revengers peccato che appunto con l'uscita dell'anime ha avuto un exploit allucinante di vendite del manga, e fra l'altro anche di popolarità in Giappone, eh, visto che poi andate a vedere cioè, anche tutto. È diventato il manga che ha venduto di più dopo Jujutsu Kaiser nell'anno scorso ed è solo stato usato per un sacco di campagne pubblicitarie del governo. per gli di tareti non so, sinceramente, invece, come è stato. Tutti io di internet non è andato, ma le... vedevo le vendite, vabbè, per quanto possono essere importanti, le vendite Blu-ray e cose del genere. No, no, non cioè non... quelli andati male però c'è per la del manga più che altro perché qui il discorso no, era nella norma in realtà più che male nella norma direi sì. si valeva 10.000 di copie eh. sì perché... nel senso che sono sempre quelle le copie vendute penso che sia una serie nella norma il manga so che andava discretamente bene in realtà come vendita quindi eh, poi continua oh. dicendo appunto oh. Continua dicendo appunto che nel caso di Toyo Eternity si può dire che effettivamente il manga è stato pushato un botto, credo che stiamo appunto dicendo noi, eh. ma di Toyo Eternity non lo puoi fare perché eh, il manga non è stato pushato, eh, le vendite dei dischi sono andate una merda e boh. eh, soltanto la probabilità Probabili però eh, cioè dicevo che sì, 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 non probabli, lo sa manco lui, non ha, ah, con... okay. non ha neanche controllato e quindi Toyota Eternity oh. ha soltanto avuto la, la sua popolarità ha soltanto avuto popolarità per cioè l'ha sostenuto soltanto la popolarità il fatto che era famoso Oppure, anche lì... magari può essere che la seconda stagione è stata pensata insieme alla prima magari eh. può essere non lo so, <ride> cioè, che comunque è vero non è più come 10-15 anni fa dove appunto le vendite dei dischi avevano importanza è vero, ma non per quello che stai dicendo te adesso nell'altro messaggio. Cioè, è, la cosa bella è che per trovare la vera, la ver, la vera verità, la, la verità ufficiale, devi prendere i messaggi di tutti, mixarli. Cioè, ognuno dice, sì. ognuno dice una cazzata e un pezzo Beh, di verità. Te l'ho detto. Cercano sempre di contraddirsi: come uno dice una cosa e l'altro dice l'esatto opposto per cercare di comparare, secondo me, più che di dire la verità e di informare sì. poi chi sta a legge. Sì, sì. Poi c'è anche il nostro frac che dice Ma anche lì una seconda stagione annunciata un anno dopo Sarà stato un investimento già programmato prima Certo anche perché Se una stagione viene annunciata Sai già che bene o male nel corso dell'anno successivo Ti esce E se sai che una produzione ci vuole almeno una... Sperando che Comunque vada tutto bene eh, cioè, non, succede, se non, ma, non succede Ma succede Che so un anno e mezzo Due per fare la serie Vuol dire che forse Se esce dopo un anno Era già da un anno prima Che era in produzione E quindi già lo sapevi Mentre andava in onda la prima Certo eh, Ovviamente noi pensiamo a posteriori Quando viene l'annuncio Fai wow hanno annunciato la seconda stagione Però molto probabilmente La seconda stagione Era già nei pensieri della produzione Da un sacco di tempo Quindi non è una questione Poi di andare a cercare Il motivo nella popolarità Nelle visualizzazioni Nelle vendite Uh, poi alla fine il motivo lo sapranno solo quelli che hanno deciso di grillitare la seconda stagione, la terza sì, stagione sì, sì, sì. e così via. Certo. Poi Berserker Armor non sembra però molto convinto da quello che gli diceva Elevate. E dice: Ma secondo me Berserker Armor c'ha due personalità, c'ha Berserker e Armor. Armor. Perché prima ha detto una cosa e due secondi dopo un'altra cosa non c'entrava nulla. E adesso ci sta dicendo che la maggior parte degli studi, generico, non sappiamo quali, vabbè, eh, hanno ammesso che non tengono di conto l'opinione degli stranieri quando fanno i cartoni animati. Perché non dovrebbero. Perché non lo fanno. Non, non lo dovrebbero fare. Se eh, l, l, la popolarità oltreoceano e il numero di visualizzazioni oltreoceano è così importante. Per, forse perché i cartoni avvi... sono. Scusa, vai. Prende... Non so se c'è il lago oggi. Letteralmente avvii il documentario di Netflix sugli anime, e tutto quello che dicono è: io penso solo agli spettatori internazionali, io voglio soltanto che loro siano divertiti dai miei cartoni far capire che non importa molto quello che dicono <ride> gli studi forse perché gli dicono di dire determinate cose il più delle volte o oh, sarà anche per il fatto che non lo so, gli anime sono pensati per eh, la televisione giapponese, per quel pubblico lì e non tanto per il pubblico internazionale forse, non lo so eh. mi viene il dubbio anche perché... viene il eh, no, mi viene il dubbio perché, per esempio, cioè nel senso, come si permettono di fare un cartone come Komi San che è pieno di scritte in giapponese da tutte le parti. E io occidentale non li posso leggere se mi devono tenere in conto per, per le visualizzazioni. È di Netflix. Cioè, è, è, è di Netflix. Non puoi non considerare il fatto che su Netflix le visualizzazioni dell'occidente contano. Perché Netflix non è giapponese. E però sono comunque scritti in giapponese quelli lì. Eh, Come si permettono? <ride> Uh, perché non cercano di espandere il loro mercato se è <ride> <per> l'industria <ride> sì, vabbè <Non> sì <ride> cioè, perché non cercano perché si vendono da soli i cazzo di cartoni animati giapponesi sono anni e anni e anni che questi prodotti che non sono assolutamente pensati per noi li vendono comunque anche a noi per quale motivo dovrebbero cambiare sta cosa ma oh, poi che vuol dire? non cerco di espandere se nasce un nuovo studio di due secondi no <ride> se ma l'animazione giapponese è piena di piccoli conglomerati di persone che si occupano dell'in-between animation di sette cartoni no no, 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 no ma qui cioè, penso che non cerchio di espandere nel senso di, di pen pensando all'estero cioè quello è l'industria quello è eh ma di questo stai parlando cioè, sta a parlare del rapporto con l'estero. Ma quello è, è anche... eh, ma non penso. Diceva un'altra parola. Non industria Industria quella è, è il meccanismo industriale, meccanismo sì, aziendale. Okay. Ah, in industry può anche voler dire semplicemente il mercato, in realtà. Ma è, se, cioè... se la frase termina con if that's the case, è relativo a quello che stai dicendo prima e quindi della viewership all'estero. Cioè, per, me è, per me è questo il discorso: con questa logica le vendite in Giappone non dovrebbero contare più e si concentrebbero soltanto sugli spettatori esteri, cosa che ovviamente non stanno facendo. Uh, inoltre, un sacco di anime ottengono che, che ottengono le sequel hanno avuto. Ah, ok. Avevano i loro sequel in pre-produzione fino pre da... ma vedi che ogni no. volta aggiungono un pezzettino. Met... Ogni volta devo dire prima la cazzata e poi aggiungi un pezzettino. Fin dall'inizio, un sacco di comitati al giorno d'oggi decide di fare un sequel ancora prima, indipendentemente da come va la, la prima stagione. E questo lo sappiamo. Eh sì, ma È per, eh, ma sì, ma per di quello che abbiamo detto noi all'inizio, ci abbiamo messo quattro messaggi. Eh vabbè, devono carburare, sono tipo diesel loro, non è che puoi pretendere che vadano subito Ho capito che subito. non posso pretendere, ma tu eh. mi dici che aggiungi il pezzettino e il pezzettino alla verità e basta Ok, ma perché devi dire sempre una stronzata prima e poi dopo la cosa giusta in più rispetto a quello che per così? mantenersi in equilibrio, okay. capito? Non è che puoi sempre... Eh giù. Dai, per favore Ok Manteniamo gli equilibri. Eh, andiamo avanti con questa questione o possiamo terminarla qua? Non so, non so quanto va avanti, è lunghissimo. Mi, mi sembra che la situazione si stia degenerando. Eh, non hai mai dato nessuna ci... prova per supportare quello che dici. Ma ok, Questa, siamo, siamo, siamo <ride> arrivati al punto in cui non si ascolta nemmeno più quello che dice quell'altro. Ok, eh, oh, lui l'ha dato le prove. Ha detto: probabilmente tu gli orai di tanto male a livello di vendite. Perché era quello che ha scritto il commento successivo precedente su Twitter e tutto revenge oh, oh raga, il fatto che, che tipo abbia la sigla dell'autada, già solo quella dovrebbe farci capire che i fan compreranno la, la roba. Quindi mi sembra difficile che sia andato male. No, no, invece è vero, se tu vedi succedono ma chi ne frega cartone poi. No, nah, ma in realtà sono pazzi i fan di queste tizie. Fidatevi. Che li conosco, sono pazzi. Come Beh, me, io eh, credo me è un un pazzo, me che mi sì, pa, se c è Mi piace con la sì. Ma te c'era sposata uno di, di Fasano in Puglia che, peraltro, <ride> la picciava sempre. Ma, ma no, ci dissociamo, ovviamente, dalla violenza sulle donne. Ehm... Che famo? È stato interessante, Schifo. ovviamente. Andate c è c è un video. Siamo a no, basta, sta roba. Basta. Ragazzi, mandateci un video oggi siamo. Cioè, voglio vedere un video. Voglio vedere ah, un video. Vedere. Posso vedere eh, un... Potevi eh, scegliere lo Potevi te. arrivare prima, eh. Ah, eh no, arriva, vabbè, arriva, arrivare prima era giustificato, ci cioè ha detto perché. Ma almeno il video te lo potevi scegliere se volevi vedere un video. Ma se io sono stato tutto il giorno la mattina fuori, dove calco, mm. come che, mentre che, che guardavo una persona che aveva le pustole, potevo Schifo. scegliere il video, <ride> potevi. Nessuno ti ha detto che non puoi scegliere i video mentre ci sono le persone con le pustole. Che ha mandato so, quest'altro Mi sembra dice... difficile ha mandato Basta giganti Basta i giganti Che cosa ha andare dei giganti Il gigante colossale nella vita reale <ride> Sono ben 6 minuti Tra l'altro il tizio italiano che fa il gigante colossale in giro per Verona. Allora, vi leggo la descrizione e mi dite voi se siete interessati a vedere questo video. Quanto è grande il gigante colossale nella vita reale? Scopriam scopriamolo le dimensioni reali dei giganti e come è stata utilizzata la prospettiva per ingannare gli spettatori in l'attacco dei giganti. Cinghekino no oggi il video in italiano... Dobbiamo guardarlo, dobbiamo guardarlo... Che per ingannare, cioè, non è che con la prospettiva puoi farmi capire che con gli altre 20 metri, è un po' difficile su una pagina di 15 cm per i 30. No, dobbiamo guardarlo ragazzi per forza. Bah. Sì, sì, sarà il solito video, cercato su Google altezze giganti, ho passato un'immagine statica con la... No, no, è no, è dinamico, è dinamico, il video è dinamico, questo te lo posso garantire. Oh. Aspetta. Eh. Ho visto un pezzettino, aspetta, interrompo la musica. Oh, facciamo le, le views con i giganti, dai, vediamo un po'. Nel video di oggi volevo darti un assaggio di quanto sarebbero grandi i titani quel... farò del mio meglio per evitare spoiler sulla storia e prenderemo spinto solo dall'anime mostrato eh, finora su, 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 invece che dal materiale non originale. Statica, non ho capito scritte su immagini dinamiche non statiche, dobbiamo andare avanti. Sì, certo, è capolavoro. Siete sì. voi sì. che avete deciso di guardarlo, io ho detto di sì. Io ho detto basta giganti subito. Vabbè. Ale del manga: l'attacco dei giganti è una storia brutale dove l'umanità vive dietro enormi mura che proteggono la civiltà, perché dall'altra parte ci sono orribili mostri giganti chiamati Titani, il cui unico desiderio nella vita è mangiare le uh -huh. persone vive. Okay. Sono anche incredibilmente strani, infatti tendono ad essere comicamente bizzarri. Queste creature okay. dagli occhi grandi non sono i classici mostri che sei abituato pizzerza. a vedere, anche si se si è, è esattamente è la loro natura Eschi, misteriosa si che si rende questi Paolo, titani comunque. così efficacemente terrificanti. I titani variano da 3 metri di altezza a 15 metri di altezza, e alti? di solito hanno una forma umanoide. Ma Le proporzioni sono davvero veramente basta dare un'occhiata a questo piccolo titano. Una bella svolta alla storia di questo fantastico anime viene dall'aggiunta di quelli che vengono chiamati titani mutaforma. Mm. Che sono persone che possono trasformarsi in enormi titani specializzati quando vogliono. Questi titani sono fantastici, sono fondamentalmente delle macchine di distruzione, comandate dall'interno, un po' come il Susano dell'anime Naruto. Tutti i giganti no, sono fatti di carne e ossa, che hanno perfino la loro Susano. piccola cabina di pilotaggio, anche questa fatta di carne. Quando combattono allora, per ridurre l'ambiente circostante in macello è stato difficile rappresentare questi titani Susano. con la giusta proporzione nella vita reale. Per fortuna l'attacco dei giganti ci ha fornito Perché una scala un di sappiamo metri. Sappiamo che il personaggio principale, Jaeger, ha una forma titanica alta 15 metri e se fosse esistito nella vita reale è così che sembrerebbe. Un altro titano importante è il più grande rivale del protagonista. Il Tutti titano il corazzato, di anche se molto più largo e robusto, ha la stessa altezza del titano d'attacco Quando questi due titani lottano, è davvero impressionante E non vorresti essere nelle vicinanze quando iniziano a distruggere titani. Grazie Perché? È facile immaginare un gigante, basta pensare ad una persona, ma più grande. Il problema è che quando ingrandisci un corpo, le leggi della fisica agiscono su quel corpo in maniera diversa. Il ma un oggetto è determinato dal suo volume, quando un oggetto diventa più grande, diventa più pesante. Quando si ingrandisce un corpo, le sue proporzioni non riescono a tenere il passo, con l'aumento di peso. Quindi Come devi compensare con volta? la forma, questo è il Una motivo pudriza. per cui gli elefanti hanno gambe così grosse, che servono per reggere i loro corpi pesanti, ed è anche il motivo esatto per cui l'animale più grande del mondo non è ha Marina gambe. Blu, che può esistere solo perché galleggia nell'acqua, che sostiene il suo peso. L'attacco dei giganti spiega tutto questo, semplicemente dicendo che i titani pesano molto meno di quanto dovrebbero. Questo ha molto senso, se vuoi che i tuoi titani mantengano realisticamente la loro forma. Questo dettaglio è stato apprezzato da tutti, anche senza conoscere il vero motivo. C'è un altro titano di cui non ho ancora parlato, il più grande, il titano colossale che debutta nel primo episodio, facendo un buco nel muro esterno, letteralmente dando il via alla storia, un'inondazione di titani che entrano nella città. Il titano colossale è davvero gigantesco, viene mostrato no, con un è gigantesco vivente che guarda dall'alto mentre distrugge no, sì, il semplice. Bello, semplice. Questo titano enorme è di 60 metri, tuttavia quando iniziamo a pensare in termini <ride> di meno imponente. Ad esempio questo è un campo da calcio e questo è il titano colossale. Non si avvicinerebbe nemmeno alle dimensioni della statua della libertà che non è poi così grande. Facciamo un altro paragone. Vi ricordate la barchetta, che si è bloccata nel canale di Suez nel 2020? <ride> Bene, il titano colossale, poteva sdraiarsi su quella nave, di lato, senza toccare le estremità della nave. <ride> ah, Questo gara. paragone fa sembrare il titano colossale minuscolo, anche se, ad essere sincero, penso che questa sia solo una testimonianza <ride> di, medica, di quanto siano significa... enormi queste navi da carico. Se hai visto Godzilla contro King Kong, hai già familiarità con i due titani, più famosi che l'umanità ha inventato. King Kong è alto oltre 100 metri, e Godzilla è alto 120 metri. Godzilla è letteralmente, più alto del Titano Colossale. Quindi perché il Titano Colossale, appare così enorme? Diciamo che un anime può anche farla franca, nel senso che può esagerare con la prospettiva e le scale, avendo un campo visivo diverso, per il primo piano rispetto allo sfondo. Cambiando le proporzioni intenzionalmente, si crea un senso di tensione e dramma visivo, soprattutto quando devi affrontare un avversario esageratamente più grande. Si, Guardate il, gigante, non è ambientato il gigante d'attacco appare minuscolo, quando sta afferrando la gamba del gigante colossale, sembra alto appena quanto il primo piano dell'edificio. Un altro esempio sulla prospettiva e sull'uso delle scale esagerato è il muro all'esterno della città, che sappiamo essere di 50 metri, e che è sicuramente un muro enorme. Tuttavia il modo in cui è raffigurato nell'anime lo fa sembrare il muro del trono di spade, potremmo persino pensare che i due muri abbiano le stesse dimensioni tuttavia il muro del trono del padre è quattro volte più grande del muro dell'attacco dei giganti ma perché dovremmo Parliamo anche solamente lontanamente pensarlo? Di linea immaginiamo di appoggiarlo eh, al muro tipo, ah, possiamo ma notare come ha fatto le case sono marina, molto più piccole dell'aereo vedi questo limbo. è quello di cui sto parlando dicono che il muro è alto 50 metri ma poi lo visualizzano come alto 200 metri Volete sapere cosa penso? Ho capito che a nessuno importa davvero della discrepanza sulle proporzioni reali negli anime. La cosa più importante sì, è che il livello delle immagini. Quando si tratta di anime, preferisco delle immagini di maggior impatto, indipendentemente da quanto oscura possa diventare la storia. Si tratta di perseveranza, si tratta di non arrendersi di fronte alle avversità, qualunque cosa accada, Dopo si continua ci... ad andare avanti. Che, Ed è per questo che, che la dei giganti no? è il mio anime preferito. Grazie mille per avermi seguito, lascia un mi piace e no. ci vediamo al prossimo video. No, ciao. Posso dire che comunque è il miglior video sull'attacco dei giganti che abbiamo mai visto su sto canale. <ride> Vabbè, ah diciamo molto sul livello degli altri. Questo eh. <ride> video è un misto di cose ovvie, scoperte dell'acqua calda, <ride> poi alla fine dei tuoi migliori due secondi e una considerazione insensata sulle proporzioni dell'anime. Come fai a sto... capire la di qualcosa da un'immagine? Il, il, il problema è che cioè, sicuramente c'è qualcuno che fa questa <ride> discussione in maniera seria e non stupida come sto video. E posso dire che è stato illuminante comunque. Su cosa? Ma non lo, cioè, illuminante, ho imparato, non lo so, illuminante. Ho imparato che i giganti sono come gli uomini, ma più grandi, e che vengono pilotati come il Susano. Come il Susano, cioè vedi, c'hanno anche il cockpit. Come il Susano, il fatto di carne però. Dio santo, no, voi proprio dai becca. Dio santo, sto moretto. bene un altro video. È, è, è stata emozionante, cioè, alla fine posso dire che la parte in cui facevano vedere il, la nave cargo con il gigante disteso è stato illuminante. Interessante. Sì, sì, interessante. Cioè, mi, ha, mi ha coinvolto. C'è anche qualcosa di particolare? Sì, molto, molto, un po' strano, devo dire. Che ha mandato quest'altro. Oddio, Rosario, ho paura. Che ha mandato, eh? Ho a guardare. Cioè, Sembra che ha paura. Lui. <ride> non lo guardiamo, ovviamente, questo, questo. che è una cazzata. A proposito di uh, quello che ha mandato, Angelo, eh, in questi che giorni, mandato, questo que, non è mandato. No, ah, no, no, Ros mandato, mandato, mandato Rosario, quello che ha mandato, Rosario, questa l'avete presente, Ste. St Prodotti in pongo come se fossero la Robo Chicken per intenderci: ok. Ok, In questi giorni ho guardato su Netflix una serie che si chiama tipo I Guardiani della Giustizia, ah, della Giustizia, ho visto i primi quattro episodi. Ma posso dirti che è proprio veramente troppo strano, e soprattutto è in tecnica mista: sì. ci sono parte d'animazione, parte in questa in questo stop motion, che sono stop motion, e parte live action, ed è veramente, veramente. Divertente da guardare, dopo due episodi ti, ti vuoi buttare da una finestra perché no, gli occhi eh. ti sparaplesciano, però mi sono divertita a guardarla. Ah, in realtà c'ha pure tanta animazione 2D digitale, sì, c'ha sì, una parte sì, sì. di rotoscopio, c'è un sacco di tecniche animazione. Infatti, penso ci abbiano buttato un sacco di soldi. E tra l'altro io l'avevo cominciata perché il protagonista delle Goretti, il Batman, è un wrestler degli anni 90, ah, era okay. la stage, l'ho iniziata per quello. E infatti mi aspettavo fosse un po' più trash, però ha un... quell'approccio finto parodico tra virgolette che abbraccia pienamente i canoni di quelle storie e al tempo stesso lo piglia per il culo quindi sembra una roba seria però al tempo stesso fa il giro e diventa una trecciata incredibile proprio perché si anche... prende tremendamente sul serio in alcune parti sì 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 cioè alla fine nel primo episodio ti dicono che c'era Hitler Cyborg che è ritornato per la terza guerra mondiale che schierava i cazzo è... di T-Rex Cyborg quindi è anche abbastanza <ride> attuale come cosa insomma <ride> Però poi, appunto per tornare sull'attualità, c'è Superman in pratica che si sta in bocca perché non cerca più di proteggere la Terra. Questo è il motivo che sembra l'abbia portato a questo apparente suicidio. Però c'è molto di più alle spalle eh... di tutto questo. È, è strano, ragazzi. Ve lo, cioè, guardatevelo, perché se vi piacciono le cose, eh, come si chiama quel corto di 20 minuti eh, dove c'è il tizio che viaggia indietro nel tempo e combatte contro i cazzo di T-Rex pure. Ah, ok, quello super anni 80. quel tizio pantalla eh, sì, eh, rossa. Oh, eh, non mia. mi viene in questo momento, però comunque per farvi capire è una serie con quel concept di idea. Quelli, il film di Ackerman. Eh, bravo non mi viene come cazzo sì, di cazzo sì, sì, aspetta che vado come... ad aprire la porta è bellina più che altro gli esperimenti sono palisi l'universo DC perché è proprio la Justice League quindi magari se conoscete quei canoni lì lo apprezzate pure un po' di più ho capito. l'angolo delle cose di cui non fai un cazzo giaggio allora mentre voi stavate facendo l'angolo delle cose di cui non fai un cazzo giaggio io sono andato a vedere i video che ci hanno mandato preferisci eh, ce ne è uno. preferisci Anime dimenticati, parte 1, Muscoli e manga, 14 minuti, o al cal, Kill, penso si chiama, al Chill TV, oppure okay. si tromba meglio negli anime o nella vita reale? Nella vita reale di Sebastiano Serafini in Giappone, 11 minuti. Allora Lascio a voi la scelta. 15, abbiamo 15 minuti, quello da 11 minuti sembra... Perfetto. Io lascio a voi la scelta. Sì, dai, perché nell'altro c'ho un po' paura. Anime dimenticati e mi esce fuori che in Shiro sicuramente 100%. Posso controllare se vuoi, se è in no, no, non no. è che. Non, Ken... non sembra. La... La... Lasciamoci la sorpresa. Vediamo come ha mandato quell'altro. Non lo guardiamo. quindi che sorpresa è. Guardiamo l'altro. Aspetta un secondo. Sta buono. Era era fa il modello e anche recitato in un dorama Che abbiamo subato pure Nihonjin no Shiranai Nihongo Ma che cazzo ha sì, giapponese, il, il giapponese che i giapponesi non conoscono Il giappone che i giapponesi non conoscono Il giappone che i giapponesi vorrebbero Giapponezzare ah, L'altro giorno dicevo questi due giovani. Ho scoperto guardando Terra Saus che Peppe Il mangaka quello italiano è stato a Terra Saus e ha fatto il manga per quello quindi cioè, si scoprono cose dal nulla. Ma ah, io non sapevo chi era lui, Cioè il tetto della storia me l'avevano raccontata, però non sapevo <ride> avevo la minima idea di che fosse lui. Lo sapevo proprio guardando gli episodi. Lui più o meno compare verso il 15 dell'ultima stagione, e c'è cioè lui proprio della serie che fa vedere che sta a fare il manga. Grande un fratello! E... Mentre cerca di farsi le tipe giapponesi. Vazio, Giusto. non è che ci bannano, vero? Cioè, posso mettere senza problemi, sì. Vabbè, proviamo. La domanda sostanziale è. Non mi manca la chiave. Ma l'amore è più eccitante negli anime o è più che eccitante nella vita reale? Ma non vuol dire niente! Per scoprirlo guardatevi questa lista di 5 cose in cui vi farò la differenza tra cosa succede realmente nella società e eh, nel confronto gara. di quello che magari vedrete negli anime. Ascoltiamo anche il nuovo simbolo. Tu. Ah, ti sembra di una terapia. Ciao a tutti ragazzi e ciao, benvenuti sei, su Mattia. questo nuovo ciao, video Innanzitutto lasciate un mi piace no. e no. così in onore di questo futon che finalmente se ne va perché mi portano e in diretto sto per uscire con ah. Anki quindi non vedo l'ora di uscire e siccome lei è una youtuber anime manga una mia grande amica ho deciso di eh, trattare questo argomento prima di uscire La finanziata di Gari in realtà me l'avete no? chiesto anche voi perché sapete negli anime sì. spesso si vedono delle sì. scene eh, super amorose e carine <ride> la gente <ride> <pensa> che in <ride> Giappone <è il> <ride> comunque <questo>. possono <ride> vedere queste immagini perché sapete ci sono molti che succedono negli anime che poi succedono realmente anche nella vita reale tuttavia ah, queste passato. cinque cose Io in particolare non avvengono proprio nello stesso piano. modo quindi ho deciso di analizzare eh, e si parla bianco e gli va il peso Vabbè, La prima cazzate. cosa sono i tetti delle scuole giapponesi. Cosa Sapete parlare? che spesso okay, in anime si vedono gli studenti che salgono no, sul tetto e magari parlano, mangiano il loro lì, manzo, il loro vento, degli onigiri, o magari addirittura ci sono questo delle ecco romanze che confessano il ah, no. loro amore, perché comunque addirittura no, no, è anche una è particolarmente romantica, perché siete comunque in cima a questa scuola, Mirai. con lo sfondo, questo cielo azzurro, l'indovole. E quello è un cielo raggiunto. Cosa <ride> tuttavia c'è da dire, che nella vita reale non succede esattamente Per Proprio no, perché alla maggior parte degli studenti, per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato recarsi sul tetto. Quindi, Quindi motivi di sicurezza, so che la gente sale sul tetto e si butta di sotto, sì, Beh, eh, però diciamolo perché non è una cosa che è cicciata fuori da 50 anni. È una cosa più recente che, appunto, è stata adottata da quando i suicidi sono aumentati e, la, e i ragazzi si buttavano delle eh, scuole. Per questo, poi negli anni. Anime, quando sono sui tetti si vedono sempre delle serrande alte metri <ride> così che magicamente smostra. non servono a un cazzo eh, però comunque ci sono eh, tutti sono super, super atletici comunque eh, tutti i giapponesi che si ammazzano dai tetti che scavalcano le serrande <ride> Eh, ce credo, falle tu quattro ore di atletica obbligate ogni cazzo di giorno, fai il club perché devi, devi essere costretto altrimenti sei un bel di sonberti, mm. giorno di merda Eh no, ci sono anche altri club, cioè non è che devi fare per forza quelli sportivi, eh Eh no, però poi in classe se non fai bene lo sport sei una merda Non è vero Come coi voti E che se sei una merda eh, comunque, è... eh, nel momento in cui esisti sei una merda, in Giappone. <ride> Oggi se non, mi devi, se non mi smentisci lo sei contento Ogni no. cosa che sto dicendo no, non è così E eh, no, e eh, no Perché non è così? Lascialo passare vai avanti Va ah, no. bene, lascio passare e vado avanti eh potete proprio dire sayonara alla vostra confessione d'amore sui tetti delle scuole ecco seconda Grazie cosa che affiado. succede negli anime ma non succede esattamente così nella vita reale sono le lettere d'amore soprattutto negli shojo c'è sempre questa lettera d'amore che le ragazze o i ragazzi scrivono no. per la loro dolce metà e la gente si immagina che succede tuttora così in Giappone tuttavia nella vita reale c'è da dire che mh, queste lettere non vengono più particolarmente utilizzate ma Sai, scusami, troppo stolcinate? Quindi la gente preferisce, magari, mandare degli sms. Le foto se... addirittura dei, dei dietro. Non ci possiamo, basare su Rossana per e te lo di Così, io veramente non ci sono mai ucciso. Il romanticismo, anche se sono molto sicuro. Ma che cazzo sa se la gente non manda pure, più le lettere, una buona vecchia lettera la qualcosa. Ma scusa, i vai alle scuole a vedere tutte le ricevere lettere? E magari non le ha mai ricevute lui e quindi non esistono. Ma si andrà a scuola in Giappone. Ma si sarà informato un minimo per parlare di queste cose? Non so, tutti come Reanime che fai vita a cazzo. Poi vieni in Giappone secondo me gli stanno dando troppa fiducia. A me, Mito, lo mi ha detto di non smentirlo più, quindi non lo smentisco. Eh, grazie. <ride> Ma io non l'ho smentito, io, ho detto, io sto smettendo il tizio. Che cazzo sa sa se quelle mandano? Vabbè, poi è vero che con la tecnologia è più probabile che si mandano gli sms, però. Non mi sembra implausibile che qualcuno mandi. cioè, lo fanno ancora a scuola in Italia mandandole i bigliettini, figurati se non. Vero, eh, vero, vero, vero. Non mi sembra cugini... l'ultima volta che sei stato a scuola, vero? Sì. Allora, I miei <ride> cugini, perché io, io sono vecchio, i miei cugini mi mai che mai hanno 14, 15 anni. Ti mandano i bigliettini a scuola, oltre i messaggi, e scrivono... Di Ti vuoi mettere con me? Sì, no, forse. No, ma, ma i messaggi sono diventati tipo, vuoi ficcare? Sì, no, vediamo. Com'è del 94? Che cosa del 94? Lui. E eh beh, quindi? All'età tua. Quindi pure io sono così giovane e bello Che ci è uguale, <ride> Uale, bro Identico, <ride> spiccicato Col no. faccino angelico da idol, te, proprio Vedi? A me posso via a il modello subito Vabbè, bene Va bene hai detto che non ti devo più smentire Stato Alla vita reale è quando <ride> i giapponesi Urlano le loro confessioni d'amore Perché questo è proprio un Skida! classico Che si vede sempre negli anime Maesan, Dove c'è un ragazzino un po' timido Che finalmente va davanti alla sua gnocca di bambù Che vuole conquistare Gnocca di e bambù in... Istante di coraggio le grida: Ti amo. Questo atteggiamento, magari negli anime, è anche visto come una cosa carina. O gnocca di bambù, me lo segno. Eh. Però c'è da dire che <ride> posso, altre volte, avere Irene. Uè, gnocca <ride> di bambù, diciamo che è visto in malo modo. Sì, sì, ma a me sembra che stia pigliando stereotipi, così, soprattutto di stelle vecchie, e li stia adattando a tutti gli anime. Però potrebbero esibirsi. Poi fa così. Comunque, sarebbe proprio la ma Quando si parla di cliché, ci sta. Ma anche lì, senza che tu ma dici di di anni. Aneddoto, no. Eh, una poi mi stai a solo immagini successa, di Toradora, Dora, di Sailor Moon, di Rossana, di, di Top live, di 20, 20 anni fa Ha creato un po' di imbarazzo a dir poco Non è andata a buon fine quella confessione diciamo no. La quarta cosa è il, Eh vedi perché c'è il culo che dice Senza che Youtube eh, C'è l'esperienza hai visto L'atto in sé per sé Sapete negli anime ci sono comunque molti adolescenti che o non hanno nessuna idea di che cosa sia fare e mentre ce ne sono altri che invece sono dei pervertiti e vogliono farlo per forza e rubano le mutandine delle studentesse oppure gli esce il sangue dal naso. Ecco, per quanto riguarda il fatto che non ne sappiano molto, devo dire che è vero che in media comunque i giapponesi, almeno ci sono dei dati che dicono che i giapponesi hanno il primo rapporto tra i 18 e i 20 anni. Tuttavia, eh, non è che quando lo fanno Beh, per la prima no. volta non hanno nessuna idea. No, l'età media di ragazze in Giappone è più bassa della nostra, stella stella. basta entrare in un combini e ci sono in bella vista delle riviste un po' osé che anche i bambini possono vedere, senza contare che come sì! sono le riviste di manga un secondo per andare a cercare queste cose e dubito che tutti i ragazzini non abbiano mai cercato queste cose, anche le ragazzine, secondo me. Per quanto riguarda il sangue mm. dal naso, non credo che sia una cosa che succeda. Io non l'ho mai vista succedere. Non so se <ride> succede a qualcuno. Comunque fatemelo sapere. Vorrei fare qua una piccola nota: però, sui bambini, un po' precoci, quelli. Che ah, già ci credi? Stiti, io io dentro, non non mi diciamo, credete, foto, non, ragione. Diciamo... Eh, non ti credo al fatto che non gli esce il sangue dal naso, ai giapponesi. No, è tutta la lista di, di stereotipi di 40 anni fa. No, no, veramente... ma è, sono ma... d'accordissimo con quello. Però mi fa, cioè, mi fa ridere l'ingenuità con cui ha tenuto a precisare questa cosa del sangue dal naso. Cioè, nel senso, eh, ma io, piace... io, io voglio sperare che veramente non ci sia nessuno in Italia che pensa che i giapponesi li sanguina il naso quando sono eccitati, perché l'hanno visto nei cartoni, <ride> perché, se no, abbiamo un problema diverso da guardare i cartoni. <ride> Vabbè, il che... problema lì è il tono suo che è troppo basso perché secondo me voleva fare la battuta. Ah. Eh, ragazzi il fatto <ride> è che avete visto che qualcuno lo sta chiedendo, cioè, l'epistassi è un concetto che nasce dall'idea che ti sale il sangue alla testa. Cioè, nel senso, cioè, è quello l'idea, non è che esce per il sangue dal naso. Oddio, potrebbe succedere, ma penso un caso su un milione che siccome si eccita gli esce il sangue dal no, naso. a me il sangue dal ma naso perché? esce, a me il sangue dal naso esce, quando mi scaccolo la mattina ci stacco ogni tanto di per te, però cioè non è che... <ride> scusami Gioci, ma perché deve essere serio su queste cose? È <ride> ma libero, scusami, ah, ma se te... la gente pensa... Quando, quando può dare il parere medico Paolo si accende, lo sai? Vai, eh, gli faccio Ma fare il post su Instagram. 5 miti sanitari degli anime che, non che sono sm smentiti. Minchia, lo facciamo. Ma comincia? Com com fa primo, le pistache. Che fare? <ride> poi secondo voi ecco eh, tipo che ne so in uh, ah, in Shigansu di mi, mi, cioè, mi la, la dire... come secondo voi come è morta per me è morta tipo di leucemia una cosa del genere C cancro non si sa non te lo dice quale però... malattia eh, eh, ma la leucemia e il cancro non vorrei dirtelo ma sono sì, la alle... stessa cosa però... eh. sì ho okay, capito cioè ci sono tipi diversi di cancro sì la leucemia è un tipo di cancro eh, ecco, sì. ti detto, ha detto eh. c'ha cioè, il cancro ma non ti spiega non ti dice quale cioè, e non è neanche me... importante eh, e io, io, io ti ho detto secondo me è tipo ah, la leucemia va oh, bene sono... ok vuoi fare un post basato su questo Secondo la troia di, di no, la no, leucemia. Secondo il famoso ricercatore Paolo Solanzo dell'Università di Palermo e dell'ospedale Cervello di Palermo, eh, <ride> la povera Kaori zono di sciigazu. Waki Mino uso, noto anche non come giorno. quella edel, troia di sciato no. potrebbe essere no. morta di leucemia. Morta, porca troia. Parlo. Vabbè. Mm. Partiamo ancora a dormire un po' sempre. Questi ragazzi, aspetta che abbastanza di novità. Non è fortuna, tra virgolette, di poter andare, anche se illegalmente... Se tu lo fatelo nei loro hotel. Perché come... Al 0,1... Paghi... È è proprio come andare... A, a mangiare che pausa ti metti dentro i soldi ti danno la stanza ti guardano le mani e non vedono nemmeno chi entra nella maggior parte dei casi anche se sei un minorenne poi tranquillamente sì, si vede anche negli anime e nei manga questa cosa quinta cosa quinta differenza che ho notato della società giapponese e eh, negli anime è come esprimono i propri sentimenti i giapponesi negli anime Rispetto a come li esprimono nella vita reale, perché dovete sapere sì, che menti, quando reale. vedete magari dei personaggi degli anime, ci sono magari alcuni eh, timidi, oh, eh, oh, eh, oh, magari oh. che sono ansiosi, Io. che magari eh, non lo so, si arrabbiano subito. Sapete, negli anime è, è sempre è facile da? capire che cosa <ride> prova eh, un determinato personaggio, specialmente è anche facile capire se un personaggio è innamorato di un altro. Cioè, Tuttavia, tutta c'è tu tu da tu dire: mi stai nella... dicendo che in Giappone un giapponese arrabbiato non va in combustione spontanea. No, poi tu mi stai dicendo che in una storia che ti vuole parlare dei personaggi addirittura capisci che emozioni hanno i personaggi, che non è perché vogliono fartelo capire, <ride> perché la necessità della storia, non perché so anime. Posso dire che questo ragazzo ha un futuro come AniTuber. Non <ride> parlando di anime. Dovrebbe perché perché io penso che lo continuerei a reattare se parlasse ancora di anime sì, scusa, ah questo che... è il futuro sì. chiediti di fare un video sui 5 miti della medicina in Giappone <ride> ma... ma è vero che i giapponesi sono così stupidi da far scadere i vaccini perché nelle celle frigorifere ci mettono le bottigliette del tè grandi fratelli la finiamo la finiamo la società giapponese non è una cosa molto saggia eh, diciamo e nemmeno tanto apprezzata mostrare proprio apertamente i propri sentimenti ed anche esprimere ad alta voce in modo troppo diciamo aggressivo ecco le proprie opinioni poiché ciò potrebbe comunque no. turbare qualcun altro che magari non è della vostra stessa idea vi ricordate che vi avevo proprio fatto un video ve lo lascio qui infatti su fermo come un secondo sì, in giapponese. Giappone sì, qua, una mezza di... tante volte chi uh, si confessa ad alta voce o comunque fare atteggiamenti che solitamente non sono molto ben visti nella società giapponese è oh, ok belle molto spesso eh, per i protagonisti di storie romantiche sono dei bad boy che seguono i propri modi di, vi di vivere e poi soprattutto in tempi moderni comunque c'è una forte voglia di andare contro quelle che sono state le regole degli ultimi 20-30 anni, comunque si sentono tanti giovani giapponesi discutere di come no non gli stia bene, per esempio l'idea di dover lavorare per tutta la vita in quella maniera e sopportare cose come il karoshi eh, il Affaticamento, eccetera, quindi, poi in realtà ricadiamo sempre lo stesso errore. Se sta a considerare gli anni di vent'anni fa, ok, ma ne sono usciti giusto un po' nel, nel frattempo e le cose cambiano anche a livello di quello che si vuole raccontare. più delle volte, certo. Dai, chiudiamo su come è importante capire le circostanze per potersi muovere in un cioè, determinato modo. Dovremmo dei maleducati. In e a volte veramente si creano delle situazioni particolarmente scomode per il discorso comunque dell'Onne Tatemae praticamente i loro veri sentimenti e quello che mostrano c'è musica da ascensore si, si, si vede che si è fatto prendere dal, dai giapponesi sia se, se mi piace una cosa sia se non gli piace molto spesso quindi anche lì diciamo che avrei qualcosetta da dire se volete un video sull'Onne Tatemae fatemelo sapere no. ma in realtà cioè, nel, realtà le avete cose che dice sono interessanti per chi non conosce conosce la società giapponese, giapponese il dire, paragone con gli anime Devo che dire, è che è. dire che in da questo tempo mi prova. un sacco di traslochi. Vabbè, ah lui vive in Giappone, è normale che le cose giapponesi come Katsuya Le allezano. Però... Sul video, sul Deve anche, anche conoscere i cartoni per poter, poter parlare dei cartoni. messaggio ho cercato di... comunque culo non è video. Il culo non è video. Il non è video. Il culo non è video. Il culo non è non mi andava di rispondervi non è non ce ne frega niente, non mi non video. Ma scusa, ma che oh, ce la fotte che ci hanno mandato 700 messaggi no, e lui non ha troppo. risposto? Ma scusami, ma permettimi di, di dire, ma è fatta niente. Ecco, però un tema importante come, ma quindi si trombano le sorelle come gli entai o no, era importante non l'ha trattato. Eh, sì. Peccato. Sì, sì. Beh, Va bene, bello. va Peccato. bene, allora, allora, vediamo un po'. A chi facciamo il raidino? Vi mandiamo da Gaia, visto che abbiamo detto ieri che facciamo il panel insieme al no, rido per il fatto di ieri dei panel no. che... tranquillo. <ride> nessun, non hai creato nessun <ride> problema. Ness no, basta, Dash Duck, vino, basta. <ride> no ho fatto un ride, basta così. ma poi è rimasto per... anche con le papere, è rimasto lì che è online 24 su 24. Quello, eh, Salutate, Gaia, da parte nostra. Noi ci vediamo domani con la nostra cara ruota. che So sicuramente che Angelo è già lì adesso, che sta aspettando la live di domani, lì su flash per poterla riscattare. E eh, basta, bye bye. Ciao ragazzi.